Buonasera, bentornati in onda, sono le 20:51 minuti, buonasera David. Ciao Concita. Siete pronti? Ha chiesto due, anzi tre volte, perché ha interrotto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Siete pronti a ricostruire questo patto? No, la risposta è no, non erano pronti. Il governo è caduto oggi, il Presidente del Consiglio non sale stasera al Colle, prende qualche ora, ma comunque questa legislatura è terminata. Sono andati a votare soltanto 196 senatori e favorevoli a questo governo si sono espressi in 95. C'è quindi una fiducia formale, ma insomma, come capite, politicamente un numero davvero irrilevante. Nella sua replica, che sembrava scritta da Russell Crowe, che sapete che in questi giorni è a Roma e fa dei tweet perentori e durissimi, nella sua replica Draghi è tornato sui punti che durante il dibattito erano stati sollevati, chiarendo uno per uno, ma questo non è bastato. Non si sono presentati in aula, cioè sono stati assenti al voto Lega e Forza Italia. Era presente in aula la delegazione del Movimento 5 Stelle, ma non ha votato. Quindi in maniera, come dire, abbastanza poco dignitosa, vogliamo dire, si conclude questa legislatura. Dico poco dignitosa perché in effetti il voto di fiducia doveva servire a una chiamata di responsabilità, e non votare o non entrare in aula certo è una presa di è una decisione, ma insomma non è una decisione di chi ci voglia mettere la faccia. Di tutto questo parleremo stasera con una puntata molto lunga che arriverà quasi fino alle 11, alle 10:45. Parleremo, saluto intanto il direttore Paolo Mieli in collegamento, il direttore della stampa Massimo Giannini, e poi il vice direttore, la vice direttrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva, grazie di essere qui. Ma più avanti arriveranno Luigi Conto, Alessandra Ghisleri, Peter Gomez, Augusto Menzolini, Fiorenza Sarzanini e Marianna Aprile. Un momento e torniamo con voi. Buonasera e ben trovati in onda. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera David. Parterre, come detto, delle grandi occasioni per una giornata importante. Cala il sipario anche sul governo Draghi, terzo governo della 18ª legislatura, 63esimo governo della Repubblica Italiana. Draghi domattina, notizia di poco fa, sarà alla Camera alle 9, poi le dimissioni. Resta confermato, dice l'agenzia ASCA, per domani mattina alle 9 il dibattito in aula, ma sarà probabilmente una pura formalità, perché poi Draghi si recherà al Quirinale. Ne parliamo stasera di tutto quello che è accaduto oggi, per chi colpevolmente non avesse seguito la maratona mentana, con il direttore Paolo Mieli. Buonasera a Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, Massimo Giannini, direttore della stampa, Ludovica Ciriello, che si trova in giro tra i palazzi romani, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, luogo in cui oggi il Senato si è svolto tutto, e Roberta Benvenuto, che si trova al Quirinale. Io però partirei subito da Paolo Mieli. È in corso, vi diciamo, la riunione ai gruppi della Lega. Salvini sta incontrando i suoi deputati e senatori. Un'agenzia, l'AGI, dice: da domani siamo in campagna elettorale, quindi parole, diciamo così, chiarissime. E prima di vedere gli ultimi aggiornamenti, allora direi partiamo da qui, da questa lunga giornata e da questo inizio ufficiale per Salvini della campagna elettorale. Si va al voto. Allora, per Mario Draghi è stata una giornata assolutamente strepitosa, nel senso che ha fatto al Senato uno strepitosa. Dei più, sì, strepitosa in positivo. Adesso domani sarà il giorno del piagnisteo, ma vedrai che fra una settimana questa cosa si capirà. È strepitosa perché ha fatto un discorso al Senato memorabile, asciutto, secco, senza fare sconti. Zero democristiano, zero nessuna untuosità, e la replica sublime, la replica brevissima, peraltro brevissima, ma ogni parola era un pugno nello stomaco. Io ho una riserva, ma casomai ne parlo dopo, ma voglio spiegare perché è strepitosa, perché quello che si è capito oggi è che quella era una disposizione, già si era intravista ieri in realtà, perché ieri era una giornata particolare. Lui l'ha cominciata con quell'incontro, prima con Letta e poi con Mattarella, che aveva un po' disturbato il centrodestra e tutti gli altri, come se loro la combinassero. Durante tutta la giornata gli umori del centrodestra erano venuti allo scoperto. E quindi
Secondo me anche per questo che ha fatto questo discorso, che tra l'altro dalle mie informazioni aveva anticipato nei toni ieri sera quando ha ricevuto ieri sera quando aveva ricevuto la delegazione del centrodestra, gliele ha cantate come se gli mandasse questo messaggio: volete fare queste cose? Beh, gliel'ha anche detto: 1, 2, 3, 4, bene, ci sto. Non le volete fare? Andate pure a votare, fate quello che vi pare. E ti ripeto, dopo la giornata del Piagnisteo dovremmo domandarci: ma qual era l'alternativa? L'alternativa, te la dico io, avere Draghi Presidente del Consiglio altri 6-8 mesi più debole, con, ma altro che più debole, con tutte le cose, gli umori, le schiume sono venute fuori, sarebbero stati i 6 mesi peggiori di questa legislatura. Avrebbero compromesso la figura di Mario Draghi, gli avrebbero fatto fare una brutta figura che non ha fatto di fronte all'Italia e al mondo, mentre oggi ne esce a testa alta. Ripeto, questo discorso verrà riletto e riascoltato e quindi ci sarà il momento della rivalutazione, ed è una persona che, fino a quando gli vorrà di esserlo, è una persona spendibile. Allora, entriamo presto nel dettaglio, perché ci sono alcuni passaggi del discorso che vogliamo proporvi, e in particolare uno: non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che a me sta molto a cuore, perché mi sembra davvero una grande lezione, mi viene da dire, perché davvero a volte Draghi assume questo tono da titolare di cattedra a Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense. Ma andiamo a sentire Massimo Giannini. Massimo Giannini, inquadriamola questa giornata e poi entreremo in dettaglio. Ma diceva Paolo Mieli, e io condivido abbastanza, una giornata strepitosa per Mario Draghi. Aggiungo però io, purtroppo, vergognosa per l'Italia, perché le modalità con le quali Draghi esce di scena sono un colpo profondo alla credibilità di questo Paese, al di là di quello che succederà alla persona singola di Mario Draghi. Perché in fondo, se ci ragioniamo bene, questa è una legislatura nella quale ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Prima il governo giallo-verde, poi il governo giallo-rosso, poi il governo tecnico di Draghi con tutti dentro tranne Giorgia Meloni. Abbiamo usato in questa fase finale della legislatura l'unica, l'ultima, la migliore di gran lunga, la migliore risorsa, la migliore riserva della Repubblica che era rimasta a questo Paese. Un quadro dirigente di caratura internazionale che aveva piegato a più riprese i banchieri tedeschi, Angela Merkel, Sarkozy, e che purtroppo si è dovuto, dico purtroppo perché lo pagheremo questo errore, si è dovuto piegare di fronte a che cosa? Una piccola, bieca vendetta, non saprei come altro definirlo, da parte di quei partiti che nel 2018 trionfarono, partiti populisti sovranisti, che avevano già affossato Mario Draghi al Quirinale pochi mesi fa, avevano come unico obiettivo, perché tutti gli altri non li hanno portati a termine, quello di non mandare Mario Draghi, e adesso sono riusciti a mandarlo a casa. Mario Draghi ha fatto un discorso eccellente, diciamo che Draghi oggi ha fatto Draghi, e cioè non si è piegato neanche per un millimetro né alla politica politicante né a fare sconti ai partiti che finora gli hanno chiesto di tutto. Diceva Salvini, dal vostro resoconto prima, da domani inizia la campagna elettorale. Sì. È iniziata da 6 mesi la campagna elettorale e va avanti da tempo. E quindi Mario Draghi ha fatto bene a piazzare un paletto profondo e dire: a queste condizioni io non vado avanti. Voi che volete fare? I problemi del Paese sono questi. Voi che volete fare? Certo, è stato urticante, aspro, determinato, ma era l'unico modo che aveva per ridimostrare ancora una volta che lui è altra cosa rispetto a questi politicanti di scarsa levatura. Maddalena Oliva, diciamo questo intervento molto duro di Draghi, in cui Draghi in un passaggio fondamentale dice: ritengo che un Presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile. Un passaggio in cui non disprezza il Parlamento, anzi dice: siete voi che avete ottenuto questi grandi risultati fino ad oggi, vi chiedo a voi di andare avanti. Che lettura dà invece il Fatto Quotidiano di quello che è avvenuto? C'è una crisi che a un certo punto è sfuggita di mano, secondo te?
Ma guarda, secondo me più che altro, permettetemi di dissentire, insomma, con i colleghi che mi hanno anticipato. Io forse ho visto un altro film, nel senso che sicuramente l'immagine, la fotografia dello sconquasso di cui parlava Giannini è l'immagine che resta più chiara, no, nella giornata di oggi. Il tema è capire chi, se c'è qualcuno che ha scommesso su questo sconquasso. Io ritengo sinceramente che il Premier Draghi, o meglio insomma l'ex Premier Draghi, ha fatto di tutto per non farsi votare, e sappiamo che in questi giorni lui era arrivato da Mattarella appunto dimissionario, Mattarella l'ha rimandato alle Camere e ha tentato in tutti i modi, a mio modesto parere, di andarsene, perché voglio dire, il discorso che ha fatto per me è un discorso invece che svilisce il ruolo del Parlamento e anche il ruolo dei partiti. I partiti che piacciono o non piacciono sono questi, e a Mario Draghi è stato chiesto di avere un ruolo politico e di ascoltare quello che gli stavano ponendo i partiti, e lui ha risposto dicendo: io sono Mario Draghi, questo è il mio perimetro, vi va bene bene, se no ciao. E a mio modesto parere, visto che diciamo in tutti questi giorni abbiamo sentito che siamo sull'orlo del baratro, abbiamo una recessione che incombe, il rischio appunto dell'apocalisse, per il famoso rispetto degli italiani, no, di cui parlava anche un altro premier tecnico come Mario Monti qualche giorno fa sul Corriere della Sera, che avrebbe dovuto avere, e per il fatto che, come lo stesso Draghi ha ripetuto oggi, no, sono gli italiani che mi chiedono di rimanere, e allora forse avrebbe dovuto cercare un modo, no, per trovare politicamente a rimanere, anche perché rispetto a quello che diceva Paolo Mieli, qui l'obiettivo qual è? Preservare, diciamo, Mario Draghi come risorsa dello Stato, oppure appunto andare incontro a questi bisogni degli italiani? Perché delle due l'una, cioè o c'è l'apocalisse oppure c'è appunto la salvezza di Mario Draghi. Quindi io devo dire, per me appunto i toni che sono stati usati sono durissimi, andiamo legittimi, durissimi. Vai. Ma il Parlamento è un'altra cosa, sia da una banca centrale che anche dall'alberghetto di cui parlava Concita di Massa Lubrense, cioè che piaccia o non piaccia il Parlamento, ci sono i... No, esatto, parlavo bellissimo dell'istituto alberghiero, no? Era una metafora su, cioè, aveva un tono molto professorale oggi Draghi, e dicevo sembrava, certo, un docente di Harvard finito a insegnare all'alberghiero di Massa Lubrense. Ma non è un docente di Harvard, purtroppo. No, non è un docente era di Harvard. Era una metafora, lo so Maddalena, che non è, era una metafora, era un esempio, diciamo così, era come se, certo, un docente di Harvard fosse, c'è solo una cosa mi sembrava che fosse, diciamo, in un'aula un po' certo, scombinata. Però volevo far sentire a Maddalena Oliva, a contrappunto di quello che ha appena detto, e poi ascoltare la replica di Paolo Mieli e Massimo Giannini, la clip, chiamo la regia, la clip cosiddetta fiducia, cioè la clip in cui si spiega che non votare la fiducia ha un significato chiaro. Sentiamo questo passaggio. Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo, perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo, perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile... Non è possibile minimizzarlo, perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum. Allora, non è possibile ignorarlo perché equivarrebbe ad ignorare il Parlamento, dice Mario Draghi, rivolgendosi appunto a questa ipotetica all'Aula. Tornavo sulla metafora della classe, ma la smetto, prometto, non lo dico più. Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, cioè non puoi non votare la fiducia ai tuoi stessi ministri e però lasciare i ministri al governo. A un'azione risponde una conseguenza, dunque la conseguenza è che il governo si rimette al voto del Parlamento, e il Parlamento è sovrano, questo dice questo passaggio, capisco bene Paolo? È così, e voglio rispondere a Maddalena Oliva, che ha perfettamente ragione, ma Mario Draghi è stato chiamato lì perché è Mario Draghi, e per fare Mario Draghi, non per dar retta ai partiti. E lui ha posto dicendo: guardate, secondo me le cose da fare sono questa, questa, questa e questa. Volete voi, non è che gli ha detto e quindi subitemi. No, ha detto: volete voi farle? No, non le volete fare. E allora fate un po' quello che volete. In questo senso dicevo che ha preservato la sua immagine. Guarda, posso dire a Maddalena Oliva che rispetto a questo c'è una sola cosa che mi ha lasciato perplesso del discorso di Paolo.
e che è quell'aver dato troppa retta agli appelli. Ah, gli appelli, il paese che mi ha chiamato. Perché non contano, dici, gli appelli? Ma senti, io ho più o meno l'età di Mario Draghi, so come sono fatti quegli appelli. E, insomma, gli appelli sono... Passaggio un po' populista, no? Possiamo dirlo. Ma poi soprattutto non andava, secondo me, non ci doveva credere, non bisogna credere a quegli appelli. Si sa, dai, chiunque di noi fa questo mestiere sa come sono costruiti quegli appelli. E se è così ingenuo da averci creduto, non li doveva portare in Parlamento, perché era come se dicesse a me non me ne importa niente del voto del Parlamento, come se, so che non era questo il significato, ma tanto io sono chiamato dal popolo e il popolo mi vuole bene. No. Quella è stata una cosa... Secondo me, insomma, gli appelli vanno tenuti fuori. C'è l'uscita di Conte, che peraltro è stato molto loquace, no? In questi giorni in cui il Movimento 5 Stelle hanno fatto queste riunioni fiume. Eccolo qua. Vediamo dove è Cacciariello. Vai. Quello che è la fortuna che aiuta gli audaci. Vai. Il microfono. Se facessero silenzio anche... Eccolo. Oggi microfoni, no, no, giù, ma la giù. Stasera, raga. Oggi è una giornata importante, ma non spingere, perché era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere degli impegni precisi da parte del presidente Draghi su quelle misure che gli italiani attendono, quelle priorità che noi avevamo indicato nell'agenda sociale, nell'agenda di governo. Dovevamo definire l'agenda di governo per il tempo che rimane, indicando più specificamente le misure, dando indicazioni più puntuali su forme e modi. Invece mi sembra che questa discussione non ci sia stata, non abbiamo potuto capire quale può essere la soluzione per il superbonus per 50.000 imprese che sono sull'orlo del fallimento. Non abbiamo compreso se questo salario minimo legale sia intenzione o no di farlo, non abbiamo ricevuto indicazioni sugli aiuti straordinari che abbiamo chiesto per famiglie e imprese, taglio del cuneo fiscale e tutte le altre misure, ripeto, per cui ci siamo battuti. Avevamo detto, non è questione di ultimato, è questione di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del Premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante. Questo ci dispiace molto, perché abbiamo ricevuto anche degli insulti e francamente anche da parte delle forze di centrodestra c'è stato un atteggiamento incomprensibile. In un momento così delicato del Paese c'è stato un forte ostruzionismo. È una deliberata atteggiamento, volontà di cacciarci fuori dalla maggioranza. Ecco perché voi comprendete quel documento che abbiamo consegnato al Premier Draghi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, che esprimeva il forte disagio politico del Movimento 5 Stelle. Oggi credo che tutti i cittadini hanno capito perché questo disagio, le origini di questo disagio. Delle misure fondamentali che noi abbiamo messo a disposizione, introdotto per proteggere i più deboli, per far ripartire l'economia nel momento più duro della pandemia e di cui questo governo si è avvalso anche per realizzare un sonoro 6,6% di PIL nel 2021, sono state criticate, disprezzate e noi siamo diventati il bersaglio di un attacco politico che secondo me nulla ha a che vedere con quelle che sono le urgenze del Paese. Siamo stati in pratica messi alla porta, non c'erano le condizioni perché noi potessimo proseguire come avevamo auspicato con leale collaborazione, perché il Movimento 5 Stelle ha sempre, non ha mai chiesto un rimpasto, una poltrona in più, non ha mai chiesto nulla di nulla per sé, nessuna convenienza per noi, ma solo misure per i cittadini. Di questo volevamo parlare. Oggi era un passaggio fondamentale per chiarire al Paese non quello che si farà fra qualche anno, perché i mesi sono pochi, bisognava avere le idee chiare e indicazioni precise. Nulla di tutto questo, solo un atteggiamento sprezzante che secondo me non fa il bene al Paese. Ora voi, ora...
Allora, Massimo Giannini, qui si tratta di capire chi ha messo alla porta chi, no? Dice Conte, siamo stati messi alla porta. O chi si è messo alla porta? Chi ha messo alla porta chi? Conte ha messo alla porta Draghi o viceversa? Ma sai, Concita, se guardiamo a quello che è successo oggi e basta, la ricostruzione che ha fatto Conte è legittima, perché è vero che Draghi li ha strapazzati in Parlamento. Se vogliamo ragionare sul merito, possiamo anche dire che le parole che il Presidente del Consiglio uscente ha usato su alcune singole misure molto care al Movimento 5 Stelle non sono state così sprezzanti. Sul reddito di cittadinanza Draghi ha detto che è una buona misura, ma va modificata la parte che riguarda le politiche attive del lavoro, cosa che sanno e dicono tutti, cosa sacrosanta. La stessa cosa vale anche per il superbonus. Non ha criticato la necessità di fare sussidi e aiuti di questo tipo. Ha detto solo che la misura è stata scritta molto male e adesso infatti gli uffici sono al lavoro per riscriverla. Tutte cose che nel merito ci stanno. Però quello che fa Conte è una fotografia di questo pomeriggio, ma non dice quello che è successo prima e che Draghi in aula ha ricordato. Cioè non è che qualcuno li ha cacciati via, si sono cacciati via da soli nel momento stesso in cui non hanno votato la fiducia al decreto aiuti e poi lì si sono messi a fare sofismi bizantini per dire no, ma la nostra non fiducia riguarda soltanto la norma sul termovalorizzatore, al governo daremmo anche la fiducia, ma in democrazia e in Parlamento non funziona così, a un governo o gli dai la fiducia oppure non gliela dai e loro non gliel'hanno data. Con il paradosso che alcuni ministri non sono andati in aula si sono sfiduciati da soli bustando dentro al governo. Voi capite l'anomalia totale di questo? Quindi oggi che Conte dica hanno fatto di tutto per cacciarci fuori, sta purtroppo mentendo agli italiani, perché i 5 Stelle si sono cacciati da soli e sono stati volonterosamente aiutati poi da Matteo Salvini e dalla Lega, che ha messo il carico finale per far crollare tutto. Ora vedremo e apriremo il cantiere delle cosiddette alleanze, perché diventa evidentemente una cosa interessante sia del centrosinistra che del centrodestra. È interessante, è interessante sentire cosa ha da dire Maddalena Oliva su questo. Infatti stavo per dare la parola, perché fonti parlamentari dicono intanto che domani Draghi andrà alla Camera e annuncerà le dimissioni e poi al Quirinale, quindi sarà un atto formale del suo passaggio, alla Camera. Domani alla Camera è un passaggio solo formale. Allora Maddalena Oliva e subito Paolo Mieli. Ah, volevo riagganciarmi subito a quello che diceva Giannini, perché i ministri 5 Stelle non gli hanno dato la fiducia a Draghi, ma non gliel'hanno neanche tolta. Cioè, secondo me, se noi non fotografiamo questo momento che riguarda l'inizio di questa crisi, non ci manca un pezzo del racconto. E senza voler interpretare quello che ha detto Conte poco fa, non è nemmeno un segreto, e alcuni, insomma, chi ha seguito, no, giornalisticamente tutta la giornata di oggi, e anche insomma tutti gli ascoltatori che hanno seguito le varie maratone, sanno bene che a un certo punto del pomeriggio c'è stato un incontro, o meglio una delegazione, diciamo, del FU Campo Largo giallorosa è andata da Conte. Allora non è un segreto e non è nemmeno, diciamo, chissà quale retroscena, il fatto di sapere che c'era un'apertura da parte del Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo il discorso di Draghi, perché secondo me c'è da fare un distinguo, cioè il discorso che ha fatto Draghi la prima parte soprattutto era, almeno per come l'ho letto io, soprattutto molto molto duro nei confronti della Lega. E questo aveva permesso che ci fosse un margine di manovra e, voglio dire, ripeto, non sto dando nessuna notizia, però c'era un margine di apertura nei confronti anche della richiesta che era venuta da Letta, da Speranza, Conte, sul fatto di dire magari appunto valutate una opzione d'appoggio esterno. E poi è successo che con quelle repliche com'è possibile, diciamo, poter rimanere della partita. La replica è Maddalena, proprio uno schiaffo in faccia. Scusa Maddalena, stai dicendo che c'è stata un'apertura, perché effettivamente sembrava più indirizzata alla Lega la reprimenda del discorso di Draghi che non al Movimento 5 Stelle. Tu stai dicendo che c'è stata un'apertura, una possibilità, quella che chiami l'alleanza giallorosa. C'era una possibilità, oggi pomeriggio c'era una possibilità. Dove il PD e secondo è stinto me del rosso e rosa, dice... se non capisco male, no? Nella tua... Però Maddalena, è anche vero che noi che eravamo al Senato abbiamo visto che dopo il primo intervento di Draghi
la Lega è stata freddissima, gli applausi non sono arrivati, certo, dai banchi della Lega. Certo, perché era tutto rivolto contro la Lega. Questo e sta anche dai banchi Maddalena. Dei 5 Stelle. Ma è stato Stelle. Un gioco, questo sta dicendo. Ma è stato un gioco però per tutto il giorno alzare il 5 Stelle, no? La sticella, chi alzava di più. Sì. I 5 Stelle erano ancora in ballo perché secondo me l'unica cosa forse davvero, diciamo, potevano esserci delle aperture, esserci state da parte di Draghi delle aperture sui temi sociali, no? Nel suo discorso. Ovviamente il rigassificatore a Piombino era un po' un dito in un occhio, però voglio dire, rispetto anche a quel punto, la drammatizzazione che c'era stata durante il dibattito dal centrodestra, poteva riesserci un margine, certo. Però con quelle repliche è evidente che... Certo, Maddalena, voglio però sottolineare alcuni passaggi della replica per capire cosa intendi che possa aver irritato il Movimento 5 Stelle fino al punto da fare un'inversione a U rispetto a quell'apertura. Ci abbiamo la clip. La vediamo subito, ma insomma tre sono le questioni. Reddito di cittadinanza, super bonus, anzi soprattutto sono queste due. Salario minimo, reddito di cittadinanza e super bonus. Vediamo. Però prima tu sai qual è di questi tre punti che ha... No, semplicemente ho ascoltato, gli ha dato degli incompetenti, gli ha detto che appunto avete fatto un pasticcio, il malfatto, insomma è stato durissimo, li ha proprio umiliati. Però, vediamolo, così però sentiamo come i dice toni, Massimo no? Giannini, questo è anche vero che il super bonus debba essere rivisto perché purtroppo i meccanismi di cessione sono... la norma è stata scritta male. Ascoltiamolo per chi non l'ha visto in diretta. Sentiamolo. La democrazia è parlamentare ed è la democrazia che io rispetto e nella quale mi riconosco. Siete voi che decidete. Quindi niente richieste di pieni poteri, va bene? Sul salario minimo ho detto quello che dovevo dire. Il reddito di cittadinanza è una cosa buona, ma se non funziona è una cosa cattiva. Sul superbonus, il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi di cessioni senza discrimine, senza discernimento? È lui o lei o loro sono i colpevoli di questa situazione in cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti. Questo è un fatto, non è un'opinione. O è vero o non è vero. Certo che è un fatto, detto in maniera molto cruda. Ma siccome io trovo perfetta e puntualissima la ricostruzione che ha fatto Maddalena Oliva, proprio ascoltandola mi domandavo, ma ti immagini altri sei mesi fatti che i giallo si incontrano, Letta e Speranza, e vanno a trovare Conte? La cosa che... Avremmo fatto tante trasmissioni noi su quello. Sì, la cosa che probabilmente Maddalena non immagina è che se hanno il diritto di porsi di traverso e di... Letta, Speranza e Conte, ce l'avranno pure Salvini, ce l'avranno Toti. Certo, infatti quello che dico io è che probabilmente anche lo stesso Draghi ha scommesso su questo, no? Ha scommesso che le contraddizioni il discorso, scusami Maddalena, ma il discorso d'ingresso puoi trovarlo brutto, troppo duro, troppo crudo, ma era proprio il contrario, dicendo ragazzi, se aspettiamo che venga Conte, che venga Letta, che venga Speranza, per cose che a te appaiono giustissime, perché sono magari ispirate dal sindacato, e poi però dall'altra parte avrà diritto a entrare da quel portone anche Berlusconi, anche Salvini e chi per loro, io non la finisco più, non riesco, rimango... Per mesi e mesi. Però c'è un elemento. È quel passaggio in cui dice si crea un precedente. Però scusate, fino a una settimana fa. Però scusa David, dobbiamo mandare il super spot. Abbiamo il super spot. Allora, abbiamo il super spot e sul tema del super spot e del precedente poi torniamo da Massimo Giannini. Un momento, arriviamo. Glielo dico. Bene, allora siamo di nuovo in diretta, 21:26, Giannini, direttore, torno da lei, perché? Perché fino a una settimana fa, non è per rivedere il film, ma ovviamente stiamo parlando di oggi, fino a una settimana fa però Draghi guidava un governo che aveva ricevuto una fiducia anche ampia, anche piuttosto ampia, e tutti i provvedimenti fino a quel momento erano stati votati, sì, c'erano i mal di pancia, c'erano persone che bussavano a Palazzo Chigi ogni 5 minuti, però a un certo punto qualcosa si è rotto evidentemente, no? Perché siamo arrivati poi al fatto che il governo
ora sostanzialmente si andrà a votare. Però il governo quella fiducia ce l'aveva, perché non si poteva continuare a, come dire, parlare e fare richieste, però poi a votare i provvedimenti, come è sempre accaduto? L'ha detto. Ma non c'è dubbio che Draghi ha inteso drammatizzare gli eventi, ma non l'ha fatto secondo me perché cercava la crisi ad ogni costo, ma perché, come ha spiegato in maniera secondo me molto puntuale quest'oggi, aspra, l'abbiamo detto, ruvida, ma molto puntuale, il governo ha di fronte a sé, aveva di fronte a sé una roadmap molto, molto impegnativa, che non riguardava soltanto la messa a terra del cosiddetto PNRR, 55 azioni ancora da portare avanti entro la fine dell'anno, ma anche l'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, con 5 decreti attuativi da fare entro la fine dell'anno, con dentro tutte le polemiche che si erano innescate intorno alla controversia sui taxi, sui balneari. Ma non ce le dobbiamo però dimenticare queste cose, eh? Certo. Perché mentre Draghi era impegnato in quella battaglia, Salvini scendeva in piazza a sostenere la rivolta dei tassisti, capite qual è l'anomalia? E allora giustamente ha voluto fissare un punto, e il punto era esattamente questo, e cioè... Noi abbiamo di fronte a noi una sorta di Vietnam. Come lo vogliamo affrontare? Come abbiamo fatto fino adesso? Sicuramente non è possibile, perché ci aspetta in autunno la legge di bilancio, che è il documento politico sul quale precipitano tutte le istanze legittime, non legittime, esagerate, spropositate, che il sistema politico cerca di trovare e di compensare all'interno dell'azione di governo. Se la affrontiamo così, che cosa facciamo? Finché siamo in tempo, decidiamolo, e se vogliamo andiamo avanti. Altrimenti è meglio finirla qui e andare a votare, sì, perché una crisi a ottobre sarebbe inaccettabile. Quindi è un passaggio di chiarimento, secondo me, fondamentale. Purtroppo è finita male e io sono sinceramente preoccupato per la prospettiva del Paese. Non tanto di Mario Draghi, che pure è il miglior quadro dirigente che l'Italia ha da offrire in questo momento, ma per il Paese, perché noi affronteremo una campagna elettorale devastante comunque, e chissà se per la sessione di bilancio avremo un governo pronto e capace di reggere l'urto di tutti gli impegni che abbiamo. Settimana prossima la BCE cambia la fase della politica monetaria che abbiamo conosciuto in questi anni, aumenta i tassi di interesse, smette di comprare i titoli del nostro debito sovrano. Noi, se non siamo attrezzati a sostenere tutto questo, rischiamo una deriva tipo 2011. È questo che vogliamo? Io penso di no. E quindi gli italiani, secondo me, ne dovranno tener conto. Una piccola chiosa ancora con Massimo, poi andiamo subito da Paolo Mieli. Una sorpresa oggi è venuta da Forza Italia, dalla posizione di Silvio Berlusconi, che dicono addirittura oggi pomeriggio non abbia voluto rispondere al telefono a Mario Draghi. Dicono che sentivo al TG di Mentana che Draghi lo ha cercato a più riprese e non lo ha trovato. Però nel pomeriggio, come chi ha seguito i lavori sa, è stata proprio Forza Italia e il centrodestra a chiedere un tempo supplementare, no? Per avere una riunione, quindi sembrava che ci fosse una mediazione, una trattativa. E poi in serata Berlusconi si è sentito con Giorgia Meloni, quindi sembra già di essere, diciamo, nel secondo tempo di questo film. Come interpreti, Massimo, la posizione di Forza Italia, che non è entrata in aula oggi? Ma è stata la sorpresa finale di una giornata che era già cominciata sotto cattivi auspici ed è finita peggio, perché finora siamo stati abituati a pensare, o così avevamo creduto, che dentro il centrodestra, questo centrodestra anomalo, Silvio Berlusconi fosse un punto di mediazione, fosse, diciamo, paradossalmente, perché lui è stato il padre del populismo italiano nei primi anni 90, ce lo ha riportato alla stragrande, però la forza che riusciva a trattenere le pulsioni più radicali ed estremiste di Salvini e della Meloni dall'altro lato. Oggi invece, da quello che abbiamo capito, pare sia stato lui a strappare con altrettanta forza rispetto a Salvini. Le interpretazioni che si danno possono farci sorridere, ma la dicono lunga sulla condizione in cui si trova la politica italiana. E cioè pare, così si dice all'interno di Forza Italia, che Silvio Berlusconi voglia candidarsi alle elezioni, e quindi se l'orizzonte temporale non è troppo lontano, settembre-ottobre, lui ha più chance di poterlo fare tornare, piuttosto che se si fosse andati a votare nella primavera del 2023. Paolo Mieli, a questo siamo ridotti. Questo è interessante, su questo un commento uniamo di Paolo Mieli. Uniamo questa analisi di Giannini.
a me, io sono rimasto colpito due giorni fa da un'intervista al Corriere della Sera di Fedele Confalonieri, in cui ha detto: consiglierò a Silvio di guardare con più attenzione, più benevolenza a Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni sì, da giovane era fascistina, così ha detto, però adesso è un quadro da tenere in considerazione. E subito, detto fatto, già stasera si sono sentiti. E quello secondo me, e quello secondo me invece, siccome so come vanno quel tipo di discussioni tra di loro, sono amici d'infanzia, è inutile vi racconti la storia, era un segnale, cioè che Forza Italia a questo, anzi Silvio Berlusconi a questo punto della storia non aveva più quell'ostilità nei confronti di Giorgia Meloni, ritenendola un poco più che una ragazza, ma la considera proponibile come Presidente del Consiglio. Vorrei aggiungere alle cose, anche la ricostruzione di Massimo Giannini era impeccabile, vorrei aggiungere due sciocchezze che mi piacerebbe non leggere, o ricomincerò a leggere i giornali quando la finiranno. Una, che Draghi aveva comunque la maggioranza, perché non è andata avanti con la maggioranza? Questa è, scusatemi per chi anche l'ha solo pensata, cioè Draghi viveva, il governo Draghi, perché aveva una maggioranza ampia e nessuno dei partiti poteva andare da lui a ricattarlo: o fai questo o cadi. Se se ne va un partito, esce, come è successo con i 5 Stelle, nella nuova maggioranza Salvini avrebbe avuto questo potere di ricatto, poteva andare da lui e dire: voglio 50 miliardi, come ha anche detto. Come ha anche detto. Allora, quel governo esisteva così largo apposta per essere largo. Se si restringeva a dimensioni di un governo politico non poteva funzionare. Seconda, sarà un'altra, che questo è il bis delle elezioni del capo dello Stato, che Berlusconi, Draghi avrebbe avuto bisogno di un consigliere politico, era stato mal consigliato, non sa, no guardate, sul capo dello Stato può essere che abbia commesso degli errori, ma questa volta tutto quello che ha fatto lo voleva fare. Quindi c'è una regia impeccabile questa volta, caso. O comunque impeccabile, per chi ritiene che galleggiare sia il massimo del successo e rimanere 6 mesi in più, non importa come, è quello l'obiettivo della politica. Chi invece pensa a se stesso in maniera diversa, a se stesso e alle cose che può fare, che possono fare i suoi collaboratori, io mi sarei comportato nello stesso modo. Allora, io vorrei tornare solo un momento da Maddalena Oliva, perché mi colpisce davvero tanto in quella ricostruzione che hai fatto, Maddalena, addirittura Conte parlava di insulti, diceva siamo stati insultati, ma tu stessa poco prima stavi dicendo è stato molto duro e ha fatto cambiare idea al Movimento 5 Stelle la replica che abbiamo appena ascoltato. Ma tuttavia volevo chiederti questo, il tema del superbonus, e cioè che ci siano dei problemi molto seri nei meccanismi di cessione è diciamo un fatto, credo che tu ne convenga, e la questione del reddito di cittadinanza che debba essere messo a punto, tante volte qui ne hanno convenuto con noi anche esponenti del Movimento 5 Stelle, quanto al salario minimo, Draghi ha detto ho sentito le parti sociali, ho sentito Confindustria, ci stavamo lavorando, quindi che è un tipo di irritazione diciamo emotiva o c'è qualcosa di concreto in questi 3 punti della replica che non ha convinto, che tu sappia? No, allora, innanzitutto io non penso, solo per specificare, non penso che i 5 Stelle abbiano potuto cambiare idea, perché devo dire la verità, diciamo che c'era una mediazione, c'era una trattativa e c'era uno spazio per andare in una certa direzione. Poi loro in tutti questi giorni ci hanno abituato, come dire, a cambiare, a essere, sono per natura ondivaghi, mettiamola così, quindi non potrei mettere la fiche sul fatto che poi alla fine effettivamente in un modo o in un altro avrebbero deciso, no, avrebbero deciso per l'appoggio esterno, però di sicuro quel margine di trattativa che c'era e che era stato richiesto da Letta e da Speranza si è chiuso. Secondo me la cosa più indigeribile è stato proprio il discorso sul reddito di cittadinanza, perché sul salario minimo per esempio sappiamo che la stessa proposta del ministro Orlando è considerata, come dire, la base, cioè è molto lontana, no, dal salario minimo che hanno altri paesi in Europa, e comunque è come se fosse
fosse, permettimi di dire, un po' un contentino, ma è il reddito di cittadinanza che secondo me è la cosa che ha fatto saltare completamente e più o meno emotivamente il gioco. Allora, uno, perché la situazione paradossale è che è stato criticato il reddito di cittadinanza in quel modo e, voglio dire, il padre, no, del reddito di cittadinanza, cioè l'ex ministro del lavoro Di Maio, è, se non sbaglio, e sedeva, se non sbaglio, a fianco, no, del premier. E la seconda cosa è che diciamo, Mario Draghi ha smentito il suo stesso ministro del lavoro Orlando, che proprio due giorni fa, citando un rapporto dell'INPS, ha in maniera proprio definitiva e categorica detto che il reddito, contrariamente a quanto si va affermando e a tutte le campagne di stampa su questo, non ha disincentivato la ricerca del lavoro. Allora, secondo me il tema è questo, che ci piaccia o non ci piaccia, che siano solamente i sindacati o che sia, diciamo, una parte del Movimento 5 Stelle, del PD o di LeU, a rappresentare questa grande massa di persone che in questo momento vive una situazione di malessere sociale, secondo me è un dato innegabile. Poi si può dire, la ricetta si può modulare, si può migliorare, non penso che ci sia, da questo, ci sia stata mai da questo punto di vista una chiusura. Il problema secondo me è Draghi, vorrei usare un'immagine che ho usato qualche giorno fa, il Canfora, che spesso peraltro, no, è anche ospite vostro. A noi in un'intervista qualche giorno fa, il Fatto Quotidiano ha detto, il problema è, cioè, Mattarella ha fatto di tutto per cercare di tessere una tela e rimettere Draghi sul ponte di comando, ha diluito la crisi, ha appunto aperto un sacco di canali di dialogo. Draghi oggi secondo me quello che ha fatto è sinceramente bruciare tutti i vascelli che sono dietro le sue spalle, cioè, allora, sentiamo Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano. Sentiamo la replica di Giannini che stava commentando qualcosa. Salutiamo il direttore Mieli che intanto... Sì, no, io volevo dire solo una cosa rapidissima. Draghi doveva scegliere tra forlaniamente o andreottianamente se tirare a campare o invece tirare le cuoia. Qualcun altro al suo posto avrebbe sicuramente preferito tirare a campare. Lui tirare a campare non vuole, quindi ha preferito tirare le cuoia. Detto questo, aggiungo solo una cosa sul reddito di cittadinanza. Ora, non bisogna attribuire a Draghi un'intenzione che secondo me non aveva e non ha, perché non ha mai detto che il reddito di cittadinanza va abolito. Ha detto quello che quasi tutti ormai dicono, compresa la Banca d'Italia, compresa l'Istat, compreso il Censis, compresi i ministri. Cioè, il reddito di cittadinanza è stato uno strumento utilissimo per tamponare la povertà. Ha consentito, l'ha detto l'Istat pochi giorni fa, di salvare dalla povertà quasi 1,5 milioni di persone. Questo non lo discute più nessuno, neanche Draghi. Però vogliamo riconoscere che c'è una parte, quella non attuata o attuata male del reddito di cittadinanza, che andrebbe riformata, cioè le politiche attive, cioè l'utilizzo di tutti coloro che hanno avuto una richiesta e dovevano fare lavori sociali e non li hanno mai fatti, i centri per l'impiego mai nati. È su questo che bisogna lavorare. E Draghi ha detto questo. Reddito di cittadinanza è stato uno strumento buono, va migliorato. Quindi non cerchiamo pretesti, non cerchiamo pretesti. Grazie Massimo Giannini. E al Fatto Quotidiano c'è una staffetta, perché dalla vice direttrice abbiamo il direttore del fattoquotidiano.it. Buonasera, buonasera Peter Gomez. Aggiungiamo una sedia, se Paolo Mieli vuole restare ancora qualche minuto. Sì, io volevo sentire, scusa, perché c'è il direttore dell'ANSA. No, che staffetta, rimanga altri 10 minuti, così dove va? Meglio che Paolo, qui dove sta? C'è Paolo, tirare le cuoie, tirare a campare, ti ricorda niente? Certo. No, perché facciamo entrare anche il direttore dell'ANSA. Luigi Conte, Massimo Giannini, che intanto, è meglio tirare le cuoia. Marianna Aprile, che salutiamo, collegata, e Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Così si fa qualche altro minuto con noi il direttore Mieli e proviamo a riaprire, diciamo così, il nostro giro, ripartendo dal direttore dell'ANSA e cercando di capire che cosa avverrà adesso all'interno dei partiti, anzi all'interno delle coalizioni, anche dei partiti. Forza Italia, oggi esce Maria Stella Gelmini, che ha formalizzato le dimissioni da Forza Italia in disaccordo col partito. Il centrodestra oggi sembra compatto e quindi il centrodestra andrà, come dire, compatto al voto con Meloni, Forza Italia e Lega. Questo è lo scenario, no? Sì, mi pare proprio di sì, questo detto questa giornata. E si sono ricompattati e credo che da qualche giorno avessero in mente questo percorso. Non credo che sia stata una scelta poi decisa soltanto all'ultimo minuto. Probabilmente hanno anche aspettato di sentire la replica, di vedere come funzionavano le cose, di capire se c'erano davvero delle alternative o meno, come qualcuno
ha raccontato ancora fino a ieri. Anche Forza Italia avrà delle altre defezioni, forse Brunetta, non lo sappiamo. Beh, o altri ministri. C'è una parte di Forza Italia, diciamo, che è molto moderata, molto vicino al centro, molto PPE o PSE, diciamo così, di queste origini, che certamente oggi ha sofferto, perché si ritrovava bene in quel governo e ci ha lavorato anche molto bene, quindi certamente c'è una parte di Forza Italia in sofferenza e vedremo nei prossimi giorni se uscirà. Direttore, Maria Stella Gelmini è un pezzo da 90 in Forza Italia, è una esponente fondatrice. Storico, ministro, è certamente responsabile in Lombardia. Sì, sì, è sicuramente in Lombardia, non in una regione minore. Quindi la defezione istantanea di Maria Stella Gelmini fa pensare che ci fosse oggi. Anche oggi c'è stato un grande confronto molto acceso all'interno di Forza Italia su questa linea, quindi sicuramente è un punto, è una perdita, bisogna capire. Quando dici molto acceso ti riferisci al colloquio prenditi uno Xanax? Adesso allora raccontiamola a chi ci sta ascoltando. No, è molto acceso perché è un episodio a cui si fa riferimento, è un litigio tra la senatrice Ronzulli di Forza Italia e la ministra Gelmini, in cui la ministra Gelmini avrebbe detto alla Ronzulli: sei contenta che hai fatto cadere il governo? Datti la calmata, prenditi un farmaco che si chiama Xanax. Che tutti conoscono, quando si fa, diciamo, lo spelling alla X, tutti dicono Xanax, come una cosa, diciamo, non è una pubblicità, prego, mi scusi. No, certo. Qua scherziamo anche un certamente, po'. Certamente Forza Italia ha un problema importante, poi bisognerà anche capire come girano i prossimi giorni, no? Perché anche il calendario, quello che succede domani mattina, le determinazioni di Mattarella, eventuali consultazioni, insomma, possono comunque creare dei movimenti e delle riflessioni in tanti esponenti. Le ulteriori consultazioni, questo spiegamolo, perché il passaggio di domani che cosa prevede? Alle 9 alla Camera. Domani mattina il Presidente andrà alla Camera, dove era previsto il dibattito. Con tutta probabilità non ci sarà il dibattito, probabilmente lui dirà: vado a riferire al Capo dello Stato, potrebbe anche dire: vado a dimettermi dal Capo dello Stato, questa a seconda delle scelte che saranno fatte. Andrà dal Presidente della Repubblica. A quel punto il Presidente della Repubblica apre tutti gli scenari. Bisogna stare molto attenti qua, perché questo è un Parlamento che, se tu gli dai l'occasione di fare governo di passaggio, di transizione balneare, fino a che non ci sono, ma quindi lo votano all'unanimità. Lei dice che può accadere anche un nuovo governo balneare all'ultimo minuto? Non si sa mai, perché è una scena fatta tutta di sorprese. Uno può dire, per atto supremo di responsabilità, Gomez annuisce alla sua. Le porte sono vuote in questo momento, se scappa, diciamo, la palla. Io ti dico, mai i portieri non nella ci sono, storia d'Italia non so. C'è stato un Parlamento così disponibile a restare a galla come questo, mai. Questo è vero. I parlamenti soffrono sempre. Direttore, ma quando si andrà a votare, due terzi degli esponenti del Movimento 5 Stelle non saranno riletti, ma non saranno ricandidati. E quindi hanno tutto l'interesse. Siccome io sto, prima di andare via, fatemi lasciare depositare una cosa che mi preme dire. Sì. C'è una terza sciocchezza che si comincerà a scrivere da domani, tutti i giorni, che queste elezioni sono vinte in partenza dal centrodestra. Guardate, non è vero, è possibile, molto probabile, ma Enrico Letta ha dimostrato, come sapienza di tessitura, posizionamento, di essere un leader che può fare la differenza. E siccome le alleanze, ormai quella fase delle alleanze, sono tutte fradicie, rose, rotte, è una partita da giocare, cioè non consideriamola, sì, diciamola come faciloneria, ma non consideriamola come una partita persa in partenza. Annuisce anche la Ghisleri queste sue osservazioni, la faccio, eccola, ma io sì mi ispiro, ci spiega... solo leggendo i dati della Ghisleri, io non ho, leggo anche poco io, anche, i giornali, noi ci ispiriamo, cioè, non è una partita persa in partenza, c'è un leader formidabile che è spendibile anche come Presidente del Consiglio, che è conosciuto, adesso non voglio fare il tifoso, lo faccio da analista, non è una partita persa in partenza. Ok, quindi insomma, diciamo, una delle porte non è sguarnita. Diciamo. Abbiamo la pubblicità e poi da qui riprendiamo. Grazie. Senza la presenza di Paolo Mieli? Sì. Abbandona grazie, questi meravigliosi studi. Grazie Paolo Mieli. Grazie Paolo Mieli. Grazie, e andiamo direttore. Da Alessandra Ghisleri a vederli questi dati a cui Paolo Mieli si ispira per dare la linea al Paese. Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, così siamo tutti in attesa qua.
E allora 20:51 e come riporta una nota agenzia che si chiama ANSA, di cui l'autorevole direttore è qui in studio, Matteo Salvini è ora arrivato a Villa Grande per, si specifica, cenare con Silvio Berlusconi. Cenare evidentemente e discutere, non si sa al momento, ecco l'agenzia, se ci sono anche altri leader attovagliati. Ma ripartiamo dal percorso istituzionale di domani, Contu. Sì, aveva ragione Paolo Mieli a dire che fino a quando non c'è lo scioglimento tutto è possibile. Diciamo che domani la palla passerà al capo dello Stato di fronte alle dimissioni di Draghi. È lui che in questo punto è il sovrano veramente nella crisi di governo. Quindi certamente consulterà i presidenti di Camera e Senato, perché questo si fa sempre, e poi deciderà che cosa fare. Sono possibili tante soluzioni. Un reincarico difficile dopo quello che è successo. È possibile che non accetti le dimissioni e sciolga le Camere. Per avere un governo ancora nelle pienezze dei poteri, c'è un precedente, Ciampi e mi pare anche Andreotti, ma anche qui sono valutazioni che spettano al Presidente della Repubblica. Dopo un voto come quello di oggi, con appena 95 senatori a favore, mi sembra complicato, e non c'è una grande differenza, il governo andrebbe in giro comunque dimissionario, quindi non so se questa è un'opzione. C'è l'opzione di un altro governo, di un altro incarico, però mi pare che la situazione politica sia talmente sfilacciata che credo che i ragionamenti che si stanno facendo a questo punto non siano quelli di andare al voto qualche mese prima. Il 2 ottobre? Sì, diciamo il prima possibile, bisogna aspettare qualche giorno per arrivare, perché ci sono i 70 giorni minimi massimi di campagne elettorali previsti dalla Costituzione, quindi con un paio di giorni si può arrivare al 2 ottobre. Questo significherebbe che un nuovo governo potrebbe entrare nella pienezza delle funzioni nella prima settimana di novembre, più o meno. Entro il 31 dicembre, quindi conoscendo Mattarella, tu non pensi che l'ipotesi di un governo balneare, come si dice in queste ore, sia possibile? Lo escluderesti? Ma con una legislatura che ormai è alla fine, con pochi mesi, che senso avrebbe continuare a tenere? L'unico senso che avrebbe è se per fare la legge finanziaria. Ma un governo balneare potrebbe fare una legge finanziaria così importante con una situazione politica così sfilacciata? No, a questo punto non sarebbe neanche balneare, sarebbe crepuscolare, appunto, autunnale. No, ma poi se entra in carica per la legge di bilancio non è balneare, insomma la vedrei una soluzione complicata, molto quindi secondo me la strada lineare. Sentiamo gli ospiti, Gomez, Aprile e poi Ghisleri, che abbiamo tenuto lì. I famosi dati. Aspetta, allora vabbè, ripartiamo da Gomez sugli scenari, direi che il direttore dell'ANSA ci faceva poco fa. Condividi, alla fine la soluzione sarà il voto? È la soluzione più probabile, anche se vi dico che già 3 o 4 giorni fa, in ambienti Lega ad altissimo livello, girava un'ipotesi, che secondo me è tramontata oggi, che era quello di un governo interamente tecnico senza Draghi. Perché girava questa ipotesi? Perché vi faccio un esempio, si discuteva sul fatto, ma come facciamo a fare quel decreto di cui ha parlato Draghi, che servirà per forza per le famiglie? Magari tecnicamente, se tecnicamente lo può fare il governo dimissionario e riesce a farlo, quei soldi che si volevano dare, la cosa è bypassata. Altrimenti in mente avevano ancora questa cosa, ma io condivido Luigi Contu, mi sembra estremamente improbabile. Andiamo da Alessandra Ghisleri a sentire questi famosi dati. Tutti sappiamo, abbiamo visto l'ultimo report sul fatto che solo un italiano su 3 voleva andare a votare. Adesso ci dovranno andare tutti, Alessandra Ghisleri. Sì, dovranno andarci tutti, e con anche la consapevolezza, io sono d'accordo con quello che diceva Mieli, nulla è scontato, perché la situazione che noi abbiamo fotografato fino adesso prevede un centrodestra, un centrosinistra, con dei partiti, chiamiamoli centristi, che stanno al di fuori, ma io credo che ci saranno nuove coalizioni, perché tutti i partiti stanno cercando di inserirsi e di costruire un loro percorso per poter, con questa legge elettorale, avere dei vantaggi. Quindi non diamo tutto per scontato, anche perché bisogna riuscire a capire come la gente prenderà questa crisi di governo, perché per quanto la memoria è breve, il 2 ottobre è molto vicino, quindi non penso che sia così dare da quando inizierà tutto. Quando inizierà a sondare, così già la invitiamo, no, per i prossimi giorni, per avere croccanti sondaggi sull'umore degli italiani. Noi abbiamo però i dati, facciamoli commentare brevemente a Alessandra Ghisleri, poi andiamo subito da Marianna. Abbiamo i dati dell'ultimo sondaggio, quello di lunedì scorso, no? Sì.
di SVG. Di SVG. Questo è di SVG. Che sono dati che vedono, li possiamo vedere inquadrati anche noi. Fratelli d'Italia, primo partito al 23,8, Partito Democratico 22,1, sto sfidando il mio ottico. Sì, però la forse Lega, la regia 14. Ce li può mettere in No, però sono contento che a 46 anni ancora ci veda li a leggere. Vedi, grazie regia, ecco, io invece non ci vedo. Fratelli d'Italia al 23,8. Nessuna battuta sull'età, signore. 23,5 la stima al 20, vedi, in un mese. Eh sì. 0,3. Cioè continua a crescere il Partito Democratico però anche e gli altri scendono. Allora, Fratelli d'Italia e Partito Democratico è l'ennesimo, l'eterno ennesimo testa a testa, però Alessandra Ghisleri diceva attenzione perché tutti gli scenari possono. Sì, perché la legge elettorale prevede per forza questa legge elettorale, a questo punto non c'è il tempo per cambiarla, prevede che le coalizioni siano più forti. Quindi dipenderà come si coalizzerà anche questo, chiamiamola, insomma, il grande campo largo, non lo so. Perché da questi dati anche di SVG ha la maggioranza del centrodestra con solamente con i tre partiti fa il 45%, poi hanno partiti fuori, bisognerà vedere come si aggregheranno, ma se raggiungono o superano un 1% possono anche contribuire alla distribuzione dei seggi. Ora il Movimento 5 Stelle qui ha l'11,2. Sì. Nei nostri dati invece aveva il 10,5 perché sono posteriori e quindi più basso perché è subito dopo la crisi di governo, quindi bisogna riuscire a capire come si muoverà, intanto quanto varrà anche ad esempio il movimento di Luigi Di Maio e anche tutti quelli che saranno i patti, perché il PD ha fatto un sacco di spin-off e quindi ha MDP, Articolo 1, Sinistra Italiana spin-off con Europa. Spin-off nel senso i nuovi partitini, sì, che sì, sono chiaro, usciti chiaro. È bellissimo che ormai sono degli spin-off anche spin-off i partiti perché... Allora Ghisleri, coinvolgiamo subito anche Marianna Aprile e il direttore del giornale Augusto Minzolini, che vedo che è collegato e lo saluto e grazie per essere con noi. Marianna Aprile, focus rapidissimo sul centro-sinistra, il campo largo secondo te esiste ancora, vive e lotta insieme a noi, oppure quello che è accaduto oggi al Senato cambia tutto? A posto che gli elettori del PD hanno notoriamente degli stomaci fortissimi, insomma, dimostrano, i dati che abbiamo visto dimostrano che riescono a digerire quasi qualsiasi cosa. Temo sia abbastanza difficile, sarà abbastanza difficile, sarebbe abbastanza difficile per Letta spiegare un'alleanza con Giuseppe Conte che ha mandato a casa, al di là delle narrazioni parallele che abbiamo ascoltato e che ascolteremo nei prossimi giorni, ma insomma allearsi con l'uomo che ha innescato la crisi più pazza del mondo, in cui un Presidente del Consiglio che ancora oggi ottiene la fiducia e senza Ciampolillo che arriva in scivolata, senza aver cercato il più uno come abbiamo visto fare al Conte 2, è abbastanza complicata da spiegare agli elettori persino agli elettori del PD. Però se posso aggiungere una cosa invece sul centrodestra, di cui chiederei conforto alla Ghisleri, bisogna capire anche l'effetto che l'appiattimento sul sovranismo di Meloni e Salvini avrà sull'elettore di Forza Italia tradizionale, perché quelle percentuali, quella somma che abbiamo visto, è una somma che tiene conto secondo me di due fattori. Il primo, non solo, ma Meloni cresceva perché era esterna al governo, sì, e quindi diciamo intercettava un malcontento. Perché? Perché poteva permetterselo di intercettarlo, perché il rassicurante, sì, Draghi mandava avanti la baracca. Nel momento in cui il rassicurante Draghi non c'è più, io lo voglio vedere quante persone si spostano su posizioni estreme anche all'autunno, ma, che abbiamo davanti. Marianna, ma c'è anche un'altra opzione: se nel caso facessero la federazione tra la Lega e Forza Italia per combattere all'interno della coalizione il predominio di Meloni e quindi ad essere competitivi, molti voti di Forza Italia uscirebbero e quindi ci sarebbe un riposizionamento di quelli, quindi anche questo è da tenere è da valutare presente. Minzolini, cioè, gli scenari sono molto aperti. Allora, e questo è interessante, quindi il parere di Minzolini anche su quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime ore del centrodestra è quanto mai interessante. Intanto la federazione Lega Forza Italia oggi secondo te è più vicina? Non lo so, cioè, dipende lì, probabilmente si faranno dei conti, però cioè, è indubbio, indipendentemente da tutto, che le elezioni subito era una cosa ed è una cosa che favorisce il centrodestra.
noi stiamo parlando di problemi di organizzazione delle alleanze, dall'altra parte c'è un problema proprio di costruirle, perché è evidente che non so se mai l'Eletta riuscirà a fare l'operazione ancora con Conte, ma Conte significa non avere né Renzi né tantomeno Calenda, o viceversa. Quindi vedi, cioè, se c'era, sembra quasi tattica militare, tu avevi una parte, diciamo, di realtà, di soggetti politici in mezzo al guado, e questa operazione chiaramente gli crea delle grosse difficoltà. Poi probabilmente ci saranno anche le ripercussioni di quanto è avvenuto, però nel senso, qui tutta la cosa è partita, ma non da ora, da 20 giorni. Ecco, ma Draghi, scusate, io volevo sapere da Menzolini, vi ricordate l'intervista di Bruno Tabacci ieri alla Stampa? L'altro giorno abbiamo parlato forse proprio col direttore Contu domenica. Tabacci alla Stampa ha detto a un certo punto: centro-sinistra, con il centro allargato di Renzi, eccetera. Eccola qua, al voto con Draghi Premier, candidato dei progressisti. Facciamo un giro rapidissimo su questo. Cioè, sì, mi lasci chiedere a Menzolini se è vero che Berlusconi ha cambiato idea perché si vuole candidare e pensa che ottobre sia meglio, certo, che aprile? No, non credo che sia quello l'elemento essenziale. Cioè, nel senso, io dico francamente che se per caso, rispetto a una richiesta che va avanti da 4 giorni, Draghi avesse accettato l'idea di fare una maggioranza senza Conte, marcando questa discontinuità, probabilmente noi avremmo un governo ora, avremmo un governo, comunque il proseguimento di quel governo. Io non ho capito, lì c'è stato un meccanismo di impazzimento, perché era gestibile questa vicenda qua. Chiaro, se tu mi metti nella condizione che devo affrontare l'autunno caldo, insieme ancora a Conte, che Conte poi continua in ogni caso a soffiare sul fuoco. Ma quindi, scusa Augusto, che cosa è successo secondo te? Perché è entrato in campo Gianni Letta, con Falonieri ha fatto l'intervista che ricordava prima Paolo Mieli, in cui diceva coraggio, forza, no? E consigliava Berlusconi. E sono tutti intervenuti a cercare di risolvere. Cos'è successo? È successo anche, diciamo, nelle ultime ore, però alla fine mi sembra che lì era una posizione che o avevano la possibilità, ti ho detto, di staccare quella parte dei 5 Stelle, allora aveva un senso continuare nella loro testa, nella loro strategia, ma se non veniva messa in atto quella condizione, allora è chiaro che io preferisco un'ipotesi tipo questa, in cui vado subito al voto, vado al voto prima, diciamo, di tutto di un autunno che si presenta estremamente difficile, non mi prendo in carico prima del voto una finanziaria e delle scelte che possono, appunto, essere particolari, e mi conviene. Se invece dall'altra parte c'era la possibilità di fare un'operazione politica in cui bene o male dividevi l'altro campo, creavi dei problemi grossi a Letta e via dicendo, è chiaro che valeva la pena, ma altrimenti è proprio da manuale, cioè era ovvio che questi, diciamo, avrebbero ci avuto Peter Gomez, sei convinto di questo? Sei convinto di questo, che l'ideale sarebbe stato per il centrodestra dividere il Movimento 5 Stelle, tenersene solo un pezzo, siccome non è andata così, allora tutto a monte? In parte sì, ma io rimango della convinzione, voi avete spiegato anche i motivi, secondo voi, alcuni nobili per cui Draghi non ci voleva più stare. Io quello che ho colto e ho capito che tutto precipitava questa mattina, quando nel suo discorso duro con tutti i partiti è stato molto più duro con la Lega. E io ho subito pensato, ma come la può prendere la Lega? Perché tutti noi sapevamo che la condizione del centrodestra, l'aveva scritto anche Augusto oggi sul suo giornale, era: andiamo avanti col governo ma senza 5 Stelle, cosa di cui 5 Stelle erano felicissimi. Quindi le condizioni per andare avanti c'erano tutte. Se tu attacchi frontalmente la Lega, sai già che avrai quel tipo di reazione. Se poi al pomeriggio vieni a sapere che i 5 Stelle stanno per portarti via i ministri, ma potrebbero votare la fiducia, e tu ci metti il carico da 90 ancora, vuoi fare saltare, per motivi probabilmente nobili, come dicevate in studio, io non voglio essere ricattato, oppure secondo i maligni so anch'io che l'autunno sarà durissimo e preferisco non essere lì. Ma Draghi aveva tutto, se voleva tenerlo in piedi, non nel migliore dei modi, aveva tutto il modo di tenerlo in piedi. A questo punto, la penso esattamente come Augusto, è strano che accada, c'è talmente poco tempo che vedo difficilissima la possibile rimontata da parte di Letta e chiunque sia lei
con lui. Quello è un altro. Perché il tempo è troppo stretto. Il tempo è stretto. Però è interessante quello che diceva Alessandra Ghisleri. Andiamo subito da Ludovica Ciriello, che ha raggiunto la cena di Berlusconi e Salvini. E poi ci arrivederci Gomez, grazie. E poi grazie, ci interroghiamo. Grazie Peter Gomez. Interroghiamoci anche sul futuro di Draghi, che ovviamente non ha bisogno di noi perché lui in futuro ce l'ha. Però anche su questa questione politica che Tabacci con grande sicurezza ha lanciato. Ciriello, dove sei, Ludovica? Vedo la tua telecamera. Eccomi David, in realtà non ho raggiunto la cena di Berlusconi e Salvini, sto girando tra i ristoranti romani e qui nel ristorante che vedi alle mie spalle c'è un gruppo del Movimento 5 Stelle, stiamo aspettando che escano per poter provare a parlare con loro. Nel frattempo prima ho intercettato Danilo Toninelli, il quale mi ha parlato soprattutto del futuro della coalizione, che secondo lui non esiste più. A lui diciamo non è mai piaciuto questo campo largo, però ho sentito che ne stavate parlando anche in studio. Che ha detto? C'è già una parte all'interno del Movimento 5 Stelle che dice basta, diciamo le nostre strade sono pronte a separarsi. Intanto c'è un unico responsabile per questa crisi, dice sempre Toninelli, ed è Mario Draghi, certamente non Giuseppe Conte. E poi da questo momento in poi ci prepariamo al voto e lo facciamo da soli, che secondo me è meglio. Questo ha detto Toninelli. Ora vediamo che ne penseranno anche grazie, gli altri. Grazie, aspetta lì appena li vedi uscire. Però io vorrei mettere Luigi Conto a confronto con Alessandra Ghisleri su questo andiamo al voto, è meglio che facciamo da soli, perché poi alla fine da soli dove nessuno arriva da nessuna parte, no? Cioè si ritorna Alessandra come in questa legislatura. Se il Movimento 5 Stelle andasse da solo per aprire a Luigi Conto questo argomento, quanti punti potrebbe recuperare? De Masi diceva 2, ma è così? Sì, perché De Masi pensa sul recupero dei 2 punti percentuali, se non ho capito male, con l'introduzione di Di Battista. Però andando da solo lui perderebbe la distribuzione dei seggi in coalizione. Quindi anche se facesse il 10% sarebbe un conteggio minimo. Il rischio vero che avevamo conteggiato è che loro perdono quasi 257 seggi rispetto a quelli che avevano e quindi la realtà è che ne raggiungono pochissimi, quindi moltissimi di loro dovranno stare a casa. Perdono 257 seggi? Credo di sì, adesso l'avevamo scritto un po' di 10 giorni fa sulla stampa, avevamo fatto il conteggio. E dal 2018, perché poi anche loro hanno avuto una serie di scissioni da Italexit di Paragone a molti che se ne sono andati in vari altri partiti, più Alternativa e più adesso la scissione di Maio, quindi abbiamo degli altri tipologie di problemi. Poi bisogna vedere Di Maio come si presenta sul territorio, perché poi se il Partito Democratico decidesse di fare una larga alleanza, magari includendo anche partiti come Italia Viva o Calenda, eccetera, quindi lasciando fuori il Movimento 5 Stelle, riuscirebbe a raggiungere lo stesso quota, perché attualmente viene quotato intorno al 10-11%, senza avere quelle distorsioni così importanti. Certo, Ghisleri, però pensare di mettere insieme Calenda, Renzi, Enrico Letta. Però è una somma algebrica. Però forse è una somma algebrica. Però Contu, forse esattamente questo ci riporta a quell'ipotesi, cioè c'è una parte del centro-sinistra cosiddetto riformista che vorrebbe tanto Mario Draghi dalla propria parte. Ma questa è un'incognita. Io non lo so e non credo che Draghi possa essere scendere in campo, fare non lo farà. Questo è sicuro, lo escluderei. Ma che ci sia un'area che fa riferimento a Draghi e che può essere attrattiva per l'elettorato, secondo me... Cioè può esserci un partito di Draghi senza Draghi? Questa è la domanda. Sì, è un partito che dice noi... Ma secondo voi Draghi vuole fare Monti? Perché io non penso che Draghi sia candidato alla politica. Senza candidarsi, però un partito diciamo europeista, responsabile... Però senza candidarsi, direttore, lui oggi ha detto io sono arrivato al servizio, sono un tecnico e quindi ho bisogno del consenso di tutto il Parlamento... ha molto però, presente diciamo, non è necessario, cioè le forze politiche possono allearsi e dire noi se vinciamo le elezioni indicheremo Draghi presidente del Consiglio. Tabacci. Secondo me è un'ipotesi, adesso non sto dicendo che accadrà, però quello che secondo me deve far riflettere è proprio quello che dice Alessandra Ghisleri. Fare delle previsioni oggi, secondo me, è veramente arduo. Abbiamo un astensionismo altissimo, abbiamo un fastidio per il rumore, il chiasso che si è visto in questi giorni. C'è una guerra in corso, c'è ancora una pandemia, c'è l'inflazione. Io penso che chiunque oggi scommetta si prenda un grande rischio. E è vero quello che dice Augusto Minzolini.
che certamente il centrodestra parte in vantaggio, intanto perché gli ha regalato un bel calcio di rigore il Movimento 5 Stelle con questa crisi, ma poi anche perché è più solido, è più coeso, è pronto, diciamo, no? Sono già alleati, alla macchina molte regioni, accesa, non c'è dubbio, molte regioni, molte città. Però guardate che ci sono tanti aspetti incerti che possono creare dei ragionamenti nell'elettorato moderato. Che ne sappiamo noi che cosa sarà a settembre l'inflazione, che cosa succederà sui mercati? Forse nulla, è possibile, ma se dovesse esserci tempesta, se la BCE dovesse stringere troppo e alzare troppo il costo del denaro con ripercussioni sulle imprese, le piccole, insomma, l'Italia è in questo momento è di fronte ad un guado. Quindi probabilmente il centrodestra è avvantaggiato e probabilmente vincerà le elezioni, però secondo me tutti devono fare dei conti con grande attenzione e prudenza. Un passaggio da Marianna Aprile, che vedevo molto coinvolta in questo ragionamento. Sì, no, sono d'accordo, sono, diciamo, molto dubbiosa sull'ipotesi partito di Draghi senza Draghi, perché soprattutto dopo il trattamento riservato in questo ultimo passaggio dai partiti non vedo perché dovrebbe prestarsi anche solo a fornire il brand da lontano, quindi non lo vedo molto realizzabile. Quanto al centrodestra c'è da dire una cosa, è vero che sono apparentemente in questo momento compatti e in corsa verso le prossime elezioni, ma loro sono sempre stati compatti prima delle elezioni, sì. È dopo che si sfasciano, quindi lo spauracchio del centrodestra monolitico che si appresta a governare il paese, occhio, perché io ricordo almeno due eventi in cui la Meloni ha fatto degli accordi di coalizione anti-inciucio ed era da sola sul palco mentre gli altri inciuciavano le gambe. Però attenzione che quando scatta l'odore della vittoria o l'odore delle elezioni è molto più facile compattarsi che dividersi. È proprio per quello, perché l'odore della vittoria scatta in tutti, non solo nella Meloni. E poi scatta c'è anche un'altra anche cosa da dire, e su questo vorrei sentire Augusto Minzolini, che mentre Berlusconi è più incline, come diceva Paolo Mieli poco fa, a riconsiderare quella che chiamava la ragazza e diciamo metterla a fuoco come persino un possibile premier, e dunque in questo senso, no, oggi si sono sentiti una, secondo me Salvini è meno favorevole a cedere il passo a Giorgia Meloni, cioè la teme un po' di più e forse... Ma io guarda, la penso un po' come Parenzo, nel senso, sai, quando poi vinci è facile che poi alla fine, diciamo, hai qualche rischio andando avanti, però all'inizio sei portato a compattarti. Volevo dire invece una cosa rispetto all'altro argomento, quello del partito di Draghi senza Draghi. Certo è difficile, io non so quello che avete detto fino adesso, però oggi c'è stato un passaggio. Cioè il tipo di gestione di crisi, il fatto che di fronte alla realtà dell'impossibilità di fare un governo di unità nazionale, lui ha voluto, diciamo, un voto, bene o male ti dimostra che quell'atteggiamento che poi probabilmente va nel triangolo PD, Quirinale e Palazzo Chigi, e che noi abbiamo visto già in passato, perché l'abbiamo visto con Lamberto Dini e con Scalfaro, l'abbiamo visto con Napolitano e Monti. Non è detto che non capiti. Io su questo sono esempi, sono tutti esempi un po' funesti, no? Ma no, io dico questo, però funesti, però in ogni caso, diciamo, tutti hanno avuto un ruolo. Io quello che penso ero sicuro che Draghi sarebbe stato molto più accomodante, perché l'unico motivo per cui avrebbe dovuto sforzarsi per rimettere in piedi il governo, per tornare, perché probabilmente era restio, era un motivo internazionale. Il fatto che non abbia seguito questo schema, che di fatto, cioè, poi alla fine in un modo o nell'altro non ha fatto di tutto per evitare la crisi e la fine della sua esperienza a Palazzo Chigi, un po' mi colpisce, cioè nel senso vedo in questa cosa anche un atteggiamento che ti posso dire di rivalsa rispetto a quei partiti, che non so se poi si traduce in altra maniera, perché nelle esperienze precedenti, quelle che ho citato, l'elemento di rivalsa ad esempio spinse Monti a scendere in campo, perché nessuno si aspettava che avrebbe fatto una scelta del genere, no? Non facciamo di Dini. Quindi io su questo elemento qui ci penserei due volte. In più c'è un dato essenziale: se per caso ci fosse lui o comunque ci fosse la sua ombra sull'area centrale, io non dico che l'area centrale vincerebbe le elezioni,
Non dico che vincerebbe il PD, ma probabilmente l'ipotesi di un pareggio, esatto, di un pareggio sarebbe molto più probabile. Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera, grazie per essere con noi in una serata importante e impegnativa, visto che devi fare il giornale come questa. E allora, c'è un fatto tecnico di cui non abbiamo parlato, ma siccome appunto abbiamo detto cala il sipario sul governo Draghi, il terzo governo della diciottesima legislatura, c'è un fatto tecnico che sarà quello di disegnare anche i collegi elettorali, tema noiosissimo che non vogliamo affrontare, ma è una delle incombenze che questo Parlamento dovrà necessariamente fare, perché con la nuova legge, con la riduzione del numero dei deputati, cambia anche quello. Sarzanini, abbiamo ragionato sulla giornata di domani, Draghi che andrà al Quirinale, per te che scenario si apre da domani? Ma Draghi andrà innanzitutto alla Camera, dove si dimetterà probabilmente prima di salire al Quirinale, e poi mi pare evidente che Mattarella non abbia altra possibilità che sciogliere le Camere, quindi avviare il percorso per le elezioni che potrebbero essere appunto a inizio ottobre, quindi Draghi rimarrebbe in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Non mi pare che ci siano altre strade, visto quello che è successo oggi. Lui ha deciso di andare da Mattarella dopo il voto di domani, proprio perché attende comunque che si completi la procedura in Parlamento, ma questa mi pare la strada. Ecco Fiorenza, però rispetto a quello che stavamo dicendo adesso, cioè le ragioni per cui siamo arrivati fin qui e gli scenari che si aprono, hai sentito che diceva Alessandra Ghisleri, non tutto è così scontato, no? Non è un gol a porta vuota del centrodestra come fino ai sondaggi di ieri sembrava, perché la crisi rimette tutto in discussione. A tuo parere è così? Sì, sicuramente la crisi rimette in discussione molte alleanze, soprattutto rimette in discussione l'alleanza tra PD e 5 Stelle. Io penso che abbia ragione Marianna Aprile quando dice che non è così scontata l'unità del centrodestra, perché adesso è evidente che sia scontata, ma poi vediamo in questa campagna elettorale estiva quanto davvero marceranno insieme Salvini, la Meloni e Berlusconi. Anch'io lo penso. Mi c'è un fronte maschile che invece pensa il contrario. E io... No, dico Fiorenza, c'è un fronte maschile che pensa che quando si vince si sta tutti uniti. Invece c'è un fronte femminile in questo studio che pensa che non è detto che vada così. Strano, no? Notavo questa strana coincidenza. Perché... Con tu Parenzo Minzolini. Così, con tu Parenzo Minzolini pensano che ormai hanno vinto. E Aprile, Sarzanini, De Gregorio dicono ma... Insomma, sì. No, e secondo te c'è una componente di sensibilità? È statistica, vedi, 3 e 3. Cioè, ma secondo te c'è una componente di sensibilità? Era un'osservazione giornalistica. Ma secondo me, perché loro secondo me sottovalutano il fatto che Salvini e Berlusconi difficilmente si faranno da parte per far fare è il premier che ho alla detto, Meloni. È quello che ho detto a Minzolini. Secondo me Salvini non la lascia passare la Meloni perché non possono... Ma dopo il voto. Ah, dopo. No, intanto infatti, secondo me, fa, così, finta, certo. Fa finta di stare unito la e poi non la lascia passare. Ai fini no, elettorali. Poi. Normalmente fanno così, cioè anche nelle ultime elezioni. Non è che c'è stata un'indicazione precisa. Io, perché poi siamo partiti allo era, Stato, sinceramente, Aspetta, scusami. Io credo che lì l'atteggiamento sarà esattamente quello. Andiamo al voto, andiamo come coalizione e poi a quel punto si decide, cioè che poi possa durare, io posso essere d'accordo con voi, quello è un punto interrogativo, ma è chiaro Augusto, che questa però... campagna elettorale, cioè per una questione anche diciamo di eleggere un tot numero di parlamentari, cioè saranno uniti. Scusa, abbiamo interrotto però Fiorenza, anzi io diversa, ho interrotto Fiorenza e mi scuso e mi scuso con Fiorenza, ti ho interrotto per fare una constatazione diciamo di costume, di colore, ma stavi dicendo una cosa importante. Prego, Fiorenza. No, ascoltando Draghi oggi, sinceramente, con un discorso, devo dire, sicuramente anche molto politico, soprattutto nella replica. Draghi oggi, non è vero, non ha fatto sconti a nessuno, ma del resto l'aveva detto. Io mi sono stancato di tutte le pressioni, di tutti i condizionamenti, di tutte le richieste che arrivano da 5 Stelle, dalla Lega, dagli altri partiti. Quindi
Sicuramente oggi è stato un Draghi davvero politico, ma che tra un mese e mezzo si possa pensare a un Draghi premier di un'altra maggioranza, di una maggioranza di centro, io sinceramente la vedo molto difficile. E sulla Meloni dicevi, su Giorgia Meloni, scusa questo vizio di mettere l'articolo, su Giorgia Meloni dicevi non sarà così semplice che Berlusconi e Salvini le lascino la strada libera. Ma diciamo che questa storia del centrodestra unito si è visto che non è unito anche proprio nel governo Draghi. Salvini e Berlusconi sono andati insieme in questa maggioranza, hanno espresso dei ministri in questa maggioranza, Giorgia Meloni ha deciso di rimanere fuori. Diciamo che lei è stata coerente con le sue idee iniziali. Quindi lo sappiamo benissimo, oggi si sono riparlati, ma erano settimane che non si parlavano. Grande lei gelo. Era settimane che li punzecchiava sul fatto di andare al voto, chiedere il voto, e oggi appunto poi tutto è precipitato, ma non sono entrati né la Lega né Forza Italia con l'idea di far cadere il governo, almeno apparentemente, almeno a stare alle richieste di ieri. Quindi o è tutto un gioco tattico tra di loro, ma io sinceramente penso che Giorgia Meloni sia ancora distante dagli altri due. Sentiamola. Poi, è chiaro, si metteranno insieme, è necessario. Però io non vedo così agile, così agevole il loro percorso. Sì. Sentiamo la Meloni allora, l'abbiamo evocata, le diamo parola, come dire. Mi ha stupito stamattina Mario Draghi, che viene in aula e dice: io mi volevo dimettere, però poi ho visto che la gente mi ha chiesto di restare. E allora ho deciso che voglio restare, perché me l'hanno chiesto gli italiani, con una mobilitazione senza precedenti. Vedete, nelle democrazie c'è un modo solo per verificare quale sia la volontà del popolo, ed è il voto. Non è vero tutto quello che vi hanno detto sulle elezioni, che sono spaventose, che sono un problema, che si blocca tutto. Non si blocca niente. Adesso vi dicono, guardate che se centrodestra, Fratelli d'Italia, Meloni arrivano al governo, l'Europa è preoccupata. Ti credo. E certo che è preoccupata. È perché se Fratelli d'Italia arriva al governo, Fratelli d'Italia è un partito dei patrioti, i pezzi d'Italia che ha svenduto il PD ai francesi e ai tedeschi, mica glieli svende. Oh. E se tutto va bene, si potrebbe votare anche fra due mesi. Va bene, questo oggi, no? Giusto per dare il senso della cronaca. Non so se Ludovica Ciriello è riuscita a intercettare qualche deputato dei 5 Stelle, nel caso la telecamera si muove. Andiamo da Luigi Conto, ma Ghisleri diciamo voleva dire qualcosa, Alessandra, sì. Ghisleri voleva dire qualcosa, forse a proposito di Giorgia Meloni e della coalizione di centrodestra. No, dicevo due cose. Uno, che i collegi sono già stati ridisegnati, ma devono ridisegnarli sulla base dei nuovi censimenti, ma se si va entro il 2 ottobre non ci saranno i tempi illeciti e quindi non ce la si fa. Quindi questo cosa vuol dire tecnicamente? Perché non tutti da casa lo capiscono. Giusto. Vuol dire che praticamente si lavorerà sui collegi che sono stati disegnati così come sono stati descritti, perché noi già facciamo le divisioni e gli studi su quelli che sono i collegi, diciamo, indicati. Quindi non è un problema, il problema è che ci sono persone che nascono, persone che diventano poi diciottenni nuovi, ecco, questi sono i nostri dati, e persone invece che poi non ci sono più e che quindi non possono votare, per cui sulla base del censimento nuovo ogni collegio deve avere un tot di numero di elettori, e quindi questo è un dato interessante. Insomma, non poi si fa in tempo ad aggiornarli. Mm-hmm. No, e questo poi è un tema. E poi c'è il tema di Giorgia Meloni, che stavo sentendo prima. Allora, il dato vero è che Giorgia Meloni, lei si può candidare, ma poi i collegi vengono ridistribuiti all'interno delle coalizioni sulla, più o meno va così, sul dato medio dei valori dei sondaggi. Quindi il dato vero è che Giorgia Meloni pretenderà molti più seggi rispetto a quelli che sono gli altri, perché le elezioni più vicine non ci sono. Quindi che cosa accade? Accade che mentre il PD domina rispetto agli altri, all'interno del centrodestra Forza Italia e la Lega dovranno unirsi per combattere questa situazione, perché poi, voglio dire, si gioca sulla carne di quelli che sono gli onorevoli, no? E diventano proprio.
Ecco perché diventa importante poi ben sapere come si alleeranno e come saranno distribuiti, perché i seggi all'interno, quelli più importanti, no? Si va dai seggi più sicuri fino a quelli meno sicuri. Non a caso Giorgia Meloni ha fatto una convention al nord, non a caso lei è salita al nord per guadagnare più voti, non a caso alle ultime amministrative ha preso molti voti e molti rappresentanti locali, e questo diventa un problema perché nella distribuzione dei seggi farà la guerra per avere ovviamente dei seggi pari a quelli che sono quelli di Forza Italia e della Lega, che hanno sempre dominato nel nord Italia, per esempio. Luigi Tonto. No, no, questo è vero, e proprio a testimoniare anche di queste difficoltà. Ricordiamoci che alle ultime elezioni, prima del voto, il centrodestra si disse d'accordo che chiunque avrebbe vinto, il partito che avrebbe avuto il maggior numero di voti avrebbe certo indicato il premier. Adesso non è così. No, no. Quando si chiede agli esponenti accordo del centrodestra se ancora vale la regola, danno delle risposte. Ma no, vediamo, sì, no, forse. No, questo diciamo è abbastanza evidente. È indicativo, è abbastanza di un chiaro clima. Sì, se posso aggiungere una cosa su Draghi, secondo me oggi è finita una storia in un modo non del tutto inaspettato, nel senso che io credo che i partiti trasversalmente e in parte e soprattutto diciamo la Lega, il Movimento 5 Stelle, certamente la Meloni dichiaratamente, non lo hanno mai digerito. Draghi lo hanno subito, le forze politiche lo hanno subito, perché non c'era la possibilità di creare un governo alternativo, e lo abbiamo visto nella vicenda del Quirinale. I partiti non lo hanno voluto al Quirinale perché non è mai entrato in sintonia. Forse perché dava più garanzie un Draghi nella cabina di comando di Palazzo Chigi per eseguire tutti i dossier. Ma che... No, perché non rispondeva, ai comandi, era come un joystick che non funziona. Cioè, i partiti sì, è un corpo pensavano estraneo, di... è una personalità diversa. No. L'abbiamo visto anche oggi, non fa tantissimi calcoli, ha la sua... No. La sua linea, le sue scelte, la sua rigidità, la sua coerenza. Diciamo, era un disamore reciproco. A Draghi non piacevano i partiti e ai partiti non piaceva Draghi, e hanno dovuto convivere. No? Non so se non gli piacevano i partiti, però. Questo sì, questa è una grande questione. Perché quando Draghi dice, rivendica il governo di alto profilo, che non deve identificarsi con alcuna formula politica, Marianna Aprile... In realtà non è che disprezza i partiti. No, no, non i partiti in astratto. No, no, questi. Certo. Cita Mattarella. Cita il presidente Mattarella, sì, e l'investitura ricevuta 17 mesi fa. E si pone in una condizione per tenere appunto super partes, diciamo, no? Cioè l'esperienza del Quirinale, il gioco dei partiti nell'esperienza del Quirinale per Draghi è stata altro che un master. Forse è stato il momento, secondo voi, di massima rottura tra... Beh, è stato sicuramente un momento complicatissimo nella dialettica tra il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza. Una maggioranza che non vuole mandare il Presidente del Consiglio al Quirinale è un problema. Poi la motivazione era che era indispensabile al governo, e poi era talmente indispensabile che... era talmente indispensabile che adesso abbiamo deciso che non serve più. Quindi diciamo, secondo me non si sono... E nell'arco di quanto è passato, direttore? Poco, è passato pochissimo. Tanto ci serve che l'abbiamo interrotto. Mi pare abbastanza chiaro quello che è successo. Ma infatti... Marianna, prego! Ah, sì, no, sentivo parlare. No, dicevo... Draghi probabilmente nel passaggio del Quirinale ha capito con chi era a che fare, tanto è vero, e torno a quanto si diceva in studio prima, tanto è vero che mentre noi stavamo chiedendoci come sarebbe uscito dalla crisi innescata dai 5 Stelle, lui già stava risolvendo la crisi con la Lega, che sarebbe arrivata subito dopo se lui avesse ceduto alla proposta, alla risoluzione del centrodestra, perché la crisi con la Lega, che avrebbe iniziato a fare... proposte inapplicabili e a chiedere sostituzioni di ministri come aveva già fatto, sarebbe arrivata di lì a poco. Di fronte a questo ha fatto l'unica cosa che universalmente riconosciuta a Mario Draghi, cioè stare nel suo, è stato nel mandato che gli è stato dato dal Presidente della Repubblica, l'ha citato pedissequamente e là è rimasto. I partiti non sono andati,
è riuscito a trovare, grazie al provvidenziale aiuto di Pier Ferdinando Casini, perché insomma un vecchio DC quando serve c'è sempre, ha avuto la possibilità di cogliere l'occasione di far uscire allo scoperto i partiti per cercare forse anche di limitare che però Marianna non sono usciti allo scoperto, perché l'intenzione era quella, l'intenzione di Casini, la riga e mezza vergata da Casini era un capolavoro, però poi non sono andati. Vi do uno sguardo internazionale, perché il New York Times, l'Italia verso una nuova stagione di caos politico, l'uscita di Draghi, scrive il New York Times, sarebbe un colpo anche per l'Unione Europea. E poi ci sono gli analisti finanziari, secondo gli analisti finanziari lo spread domani potrebbe schizzare a 300 punti base. Dice il New York Times, Fiorenza Sarzanini, una nuova stagione di caos politico. Volevi intervenire su questo? Beh, di fronte a una pressione... Scusa Concita, no. Sì, diciamo, sì, di fronte no, a io una... volevo dire che... Vai, uno dei due. Fiorenza. Scusa Luigi, no, io no, volevo no, solo dire che la storia del Quirinale è chiaramente il prologo a quello che è successo oggi, proprio per quella settimana infernale che c'è stata per la guerra, che c'è stata per appunto la nomina del Presidente della Repubblica. Oggi Draghi effettivamente ha usato dei toni molto perentori proprio per non rientrare in quel clima. Il caos, io questo non so se noi da domani saremo nel caos. Sicuramente una campagna elettorale estiva che dura un mese e mezzo, dove appunto non si sa più nemmeno quelle alleanze che c'erano, se reggeranno. Temo di no, per esempio quella tra PD e 5 Stelle, quella se non è il caos, comunque è una situazione davvero vedo, tanto Fiorenza, complicata. Vedo Fiorenza, insieme a Roberta Benvenuto. Rispetto a quello che... Vedo insieme a Fiorenza Benvenuto o Antonio Tajani, adesso andiamo da Tajani, ma Luigi Conti. No, solo per dire, rispetto a quello che diceva Parenzo adesso, cioè la possibilità che domani i mercati aprano così, che lo spread abbia questa tensione, io credo che la decisione di aspettare domani serva anche a fare delle valutazioni di questo tipo, anche al Quirinale, nel senso che come... abbiamo detto all'inizio, il Quirinale ha tutte le strade aperte, tutte lecite e tutte praticabili. Ah, quindi tu dici... Se la situazione dovesse essere veramente pesante, resta sempre la possibilità di un governo di scopo che raduna... Per raffreddare i mercati. Per affrontare la legge di bilancio, PNRR, metterlo in sicurezza e magari indicare già una data delle elezioni in modo che... tutti si danno una calmata. Queste 24 ore servono a misurare la reazione dei mercati? No, non ho detto questo. Lo ipotizzo, immagino che comunque domani mattina si facciano delle valutazioni. Vediamo se Roberta ci... Tra poco. Tajani in pole position, intanto ci abbiamo sempre... Minzolini, un flash su questa questione economica, cioè la rata del recovery che comunque dobbiamo ricevere, la questione dello spread dei mercati che non è, come dire, ininfluente, no? Sono d'accordo, ma infatti ti ho detto, abbiamo due visioni diverse, voi vedete la cosa come una cosa che era stata preordinata. Io penso che invece, diciamo, Draghi avrebbe potuto, detto, gestirla questa fase, non l'ha gestita. Oltretutto non ho neanche capito perché, allora, ha tentato di fare un'operazione senza prendere, diciamo, una posizione diversa rispetto a una presenza dei 5 Stelle nella maggioranza, ma poi ha perso pure i 5 Stelle, cioè non ha avuto neanche i 5 Stelle alla fine. Io francamente l'ho trovata una gestione abbastanza, diciamo, discutibile di questo finale di partita. Poi possiamo vedere, poi è chiaro che era molto meglio, diciamo, se tutto questo non fosse accaduto, ma poi le responsabilità, ti ho detto, se è partito da Conte, allora io avrei preferito che rispetto a una stupidaggine fatta la scorsa settimana ci fosse stata una posizione molto più chiara del Presidente del Consiglio, dando un profilo diverso alla sua maggioranza. Ma era quasi ovvio, banale. Va bene, la campagna elettorale ad agosto, diciamo, se le temperature restano queste, sarà molto interessante da affrontare, no? Vediamo sarà anche un'esperienza antropologica nuova. Andiamo spiagge. A vedere. Sì. Se Roberta è pronta con Antonio Tajani, al quale vorremmo già subito chiedere, pronti. Come diceva quella canzone, contro nessun rimpianto. Come faceva quella canzone? Nessun rimpianto, non mi ricordo. È da qui che
Lo stiamo, vediamo in diretta le procedure di microfonamento. Ma invece fammi ragionare un momento sui bei vecchi tempi della Prima Repubblica con Luigi Contu, perché diceva prima Giannini, fra tirare e campare e tirare le cuoia, ha scelto di tirare le cuoia. Vogliamo sciogliere questo discorso per chi per caso avesse meno di 40 anni e ricordare a che cosa si riferisce, a che epoca si riferisce? C'è stata una stagione della Democrazia Cristiana, la parte finale, che poi ha portato anche a Tangentopoli, al disfacimento, in cui la Democrazia Cristiana ha vissuto in un grande immobilismo. Era tutta una lotta interna per restare al governo, avere più ministeri possibili, si cambiavano i ministri al di là delle correnti, e Andreotti in questo è stato un grandissimo, no? E la sua frase era proprio questa, quindi restare al potere, il potere lo augura chi non ce l'ha. Ecco, quindi il copyright è di Andreotti. Dico questo perché mi viene un po' ci si illuminano gli occhi reciprocamente, perché Luigi ha appena scritto un libro meraviglioso che si intitola I libri si sentono soli, in cui racconta, il padre di Luigi, Ignazio Contu, è stato un grandissimo giornalista parlamentare, molto a lungo assistente di Amintore Fanfani e poi del governo Dini, ma insomma io l'ho conosciuto con Fanfani. Fanfani, ve lo ricordate tutti, Fanfani, cioè se non ve lo ricordate andatelo a cercare, se siete così giovani, è stato un personaggio clamoroso del Novecento. E in questo libro a un certo punto Luigi racconta che suo padre un giorno lo portò allo stadio, e lui era contentissimo perché giocava a Gigi Riva, e il padre al momento del fischio d'inizio aprì il giornale e si mise a leggere, quindi ignorando completamente la partita, e poi dopo fu portato al congresso della Democrazia Cristiana, e che questa volta non interessava a te però, cioè tuo padre era accesissimo sul congresso della DC e tu eri completamente disinteressato, però conoscesti in quell'occasione Gian Paolo Panza. Panza, sì. E niente, no, questo è per dire che Luigi un po' anche per DNA la storia della Democrazia Cristiana l'ha incorporata ed è un grandissimo esegeta. Leggete allora, questo libro che fa piangere, ve lo dico, qua. È un libro meraviglioso. Allora abbiamo pronto Tajani, e io prima citavo questa canzone degli 883, come mi segnala Pardo, Nessun rimpianto, e allora la domanda non è sugli 883 ma su quello che è avvenuto oggi, cioè nessun rimpianto da parte di Forza Italia per la partenza, per la chiusura dell'esperienza con il governo Draghi. A noi dispiace molto che Mario Draghi non abbia deciso di continuare a fare il Presidente del Consiglio. Noi abbiamo fatto di tutto, anche oggi Silvio Berlusconi lo ha chiamato, ha parlato con il Presidente Mattarella, insistendo sulla necessità di continuare con un governo a guida Mario Draghi, però senza la presenza pericolosa del Movimento 5 Stelle. Ma non era possibile, che però. Non scusami, ma invece dicevamo che Draghi e garantisce... Berlusconi non si erano parlati oggi. Scusi, Tajani, per tutto il pomeriggio è rimbalzata la voce che Draghi avrebbe cercato Silvio Berlusconi, che però non ha risposto al telefono e quindi non si sono parlati. Lei ci sta dicendo il contrario? È falso, si sono parlati, Berlusconi stava seduto a fianco a me e quindi ha parlato prima con Mattarella e poi con Draghi, quindi è una notizia falsa. Berlusconi ha lavorato tantissimo per cercare di trovare una soluzione positiva. Fin dall'inizio di questa crisi provocata dal Movimento 5 Stelle, che non ha votato la fiducia al governo sul decreto aiuti, 23 miliardi per famiglie e imprese, che era impossibile per noi continuare l'esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle, perché serviva un governo stabile, serio, credibile, affidabile, che arrivasse fino alla fine della legislatura. Questo è chiaro, però, siamo Tajani... stati coerenti, glielo abbiamo detto ieri durante l'incontro, ma oggi abbiamo presentato un documento in Senato che chiedeva queste cose. Ma era impossibile, però adesso per fare la storia ad oggi, no, alle 22:39, avendo sentito il discorso di Draghi, era impossibile immaginare che Draghi accettasse un Draghi bis con una maggioranza diversa da quella che l'aveva incoronato. Lo aveva detto, era una precondizione, Tajani, quella. Cioè, è quello che aveva, è la precondizione di Draghi. E soprattutto, Tajani, posso? Aggiungo che se allora, le cose stessero così, mi scusi Tajani, se le cose stessero così, allora diventerebbe molto meno comprensibile il gesto di Maria Stella Gelmini, che da fondatrice di Forza Italia e coordinatrice lombarda se n'è andata. Anche questo sarebbe interessante che lei ci spiegasse. Certo. Non è una fondatrice di Forza Italia, ma a parte questo,
Le cose stanno così, è la cronaca, mi dispiace che voi non conosciate i fatti, evidentemente non avete seguito con sufficiente attenzione le vicende. Noi fin dal primo giorno, da quando Mario Draghi, lui è salito al Quirinale per dire che non poteva continuare, si è dimesso perché non poteva continuare con il Movimento 5 Stelle, noi abbiamo detto ha perfettamente ragione, andiamo avanti senza Movimento 5 Stelle perché è impossibile collaborare con un movimento che fa imboscate continue al governo. Quindi noi abbiamo detto sempre la stessa cosa, fino ad oggi Berlusconi, ripeto, lo ha detto al presidente Mattarella, poi lo ha detto a Mario Draghi, che noi volevamo continuare l'esperienza di governo con lui, però con un governo dove non c'era il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle in questi giorni ha sempre detto che non voleva starci, l'ha ripetuto oggi in aula in maniera molto chiara, togliamo il disturbo, ha detto la capogruppo, e quindi il problema è il Movimento 5 Stelle, non siamo noi. Il documento scritto, depositato in Senato è molto chiaro. Ma in questo senso come spiega Tajani, per quanto la voglia del rubricare a non fondatrice del partito, comunque Maria Stella Germini è in Forza Italia dalla prima ora, diciamo, è della prima generazione. E Brunetta che farà? È della prima generazione. È stata indicata da Berlusconi due volte ministro. Esatto, quindi insomma è una forzista della prima ora. Come la giustifica questa uscita? Le avevo chiesto se vuole rispondere. È stata coordinatrice della Lombardia, è stato capogruppo alla Camera, è stata per ben due volte ministro, era capo delegazione di Forza Italia al governo. Non mi pare una persona che sia stata mai messa da parte, ha partecipato sempre alle riunioni, tantissime riunioni che abbiamo fatto via Zoom durante la pandemia, è sempre stata chiamata, anche l'ho chiamata più volte, ci siamo confrontati sulla vicenda incendi, addirittura le ho mandato il mio intervento in aula che avrei pronunciato sugli incendi proprio per concordarlo con lei, quindi c'è sempre stata una comunicazione costante per quanto mi riguarda. I motivi per i quali lei sia insoddisfatta io questo non lo so, però fatto sta che fanno fede i testi scritti, qualcun altro potrebbe, sono opinioni e chiacchiere. Poi abbiamo poi Buffagni, 5 Stelle, l'ultima domanda Tajani, qualcun altro secondo lei potrebbe abbandonare? Il ministro Brunetta ad esempio, che è un draghiano di ferro, molto vicino al premier Draghi, secondo lei c'ha segnali che potrebbe lasciare Forza Italia? Le risulta? Ma io non mi risulta, ma nessuno di noi ha fatto cose contro Mario Draghi. Non c'è stato, anzi tutto il nostro lavoro è stato a sostegno di Mario Draghi. Trovate una dichiarazione Berlusconi, mia o di qualcuno di Forza Italia contro Mario Draghi. Abbiamo sempre detto che Mario Draghi doveva continuare a governare il paese fino alla fine della legislatura. Poi il resto sono scelte sue. È colpa del Movimento 5 Stelle se c'è stata una crisi, certamente non nostra. Noi abbiamo sempre votato la fiducia, non abbiamo fatto mai minacce né ricatti. Grazie Tajani. Questo tema della colpa che morì fanciulla comunque è ancora molto presente. No? Ciriello di chi è la colpa? Era il grande giro del Cirino che fa due giri di pista e poi torna in mano a chi l'ha lasciato. Andiamo da Ludovica Ciriello che è, sì, eccola lì, con Buffagni. Ludovica? Ecco, sì. E diciamo Buffagni ascoltava le parole di Tajani, non era d'accordo, non è d'accordo, Tajani diceva siete gli unici responsabili di questa crisi. Cosa devo commentare Tajani? Sì. Beh no, non credo che i fatti parlino in maniera chiara. Perché ve la state un po' diciamo rimbalzando l'un l'altro, centrodestra. No, guardi, io non mi rimbalzo, noi non ci rimbalziamo a nulla, io sono molto preoccupato per i cittadini. Sono molto preoccupato per le bollette che sono le stelle, sono molto preoccupato per il fatto che avevamo chiesto di fargli avere dei soldi in busta paga, ci è stato promesso entro Buffagni, fine luglio. Scusi. E sente non sarà studio? Così, quindi mi dica. Commentare sì, ma, sì, rimbombo, ma sì. Commentare Tajani magari no, però rispondere alle osservazioni che ha fatto sarebbe interessante per chi ci ascolta. Lui dice noi non abbiamo mai tolto la fiducia a Draghi, la responsabilità di questa crisi è del Movimento 5 Stelle e solo di quello. Quindi per rispetto verso gli ascoltatori le chiederei di dire la sua su questo. Dottoressa, intanto buonasera. Allora, il problema è che qui non si parla di chi ha la responsabilità della crisi. Oggi io ho visto un Movimento 5 Stelle pronto a discutere a seguito delle parole di Draghi per dare una fiducia su una relazione in cui si diceva si approvano le parole del Presidente Draghi e poi c'è stata Forza Italia e la Lega che hanno detto noi ci siamo se togli 5 Stelle. È il sogno che tutti i partiti hanno da inizio legislatura.
ci hanno portato via deputati perché se ne sono portati via, perché probabilmente non si doveva tagliare lo stipendio. Ce li ha portati via Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia. Sembriamo i colpevoli di tutto il mondo, eppure voi tutte le sere siete a discutere solo le misure di sostegno che ha fatto il Movimento 5 Stelle per gli italiani. Perché poi questa è la verità, perché io sento solo critica. Allora, siccome noi non vediamo male le elezioni, perché i cittadini che votano non è mai un problema, ma io sono preoccupato per l'andamento domani dei BTP in Italia, sono preoccupato per le risposte sulle bollette, sono preoccupato perché avevamo strappato l'ok a abbassare le buste paga da luglio, da fine luglio, per i cittadini che hanno un reddito più basso, perché a noi interessava dare risposte alle persone, ecco, perché però stare al governo significa dare risposte. Buffagni, sono Parenzo, buonasera. Non è che da stasera adesso tutti nelle loro dichiarazioni buonasera dicono siamo preoccupati, perché se tutti sono preoccupati il finale del film non sarebbe dovuto essere questo. Ma le chiedo, siccome tutti stasera dicono che sono preoccupati, che è un grande classico, ma la cosa che le chiedo riguarda le alleanze, siccome Toninelli pare che abbia detto insomma andiamo da soli bene così, lei conferma che in queste ore il Movimento 5 Stelle ragiona sull'andare da soli alle elezioni, quindi la fine dell'alleanza col PD? Allora, buonasera anche a lei. Buonasera. Per me, però mi conceda una cosa, prima di rispondere di questi argomenti che sa che non mi appassionano, io sono preoccupato da prima di questa sera, da prima di oggi, credo so, di averlo sempre detto e aver lavorato sempre su questi temi, perché, ripeto, le bollette sono un argomento, sono arrivate a cifre astronomiche e quelle prossime saranno anche più alte. Quando abbiamo chiesto i 9 punti con Conte qualche settimana fa eravamo già preoccupati, basta fermare le persone che stanno passando qua attorno, tranne gli stranieri che per fortuna sono tornati, glielo si chiede. Quindi a me spiace, perché io ci devo mettere la faccia davanti ai miei concittadini e le persone non gli interessa niente del campo largo, no, certo, glielo dico sinceramente. Dopodiché certo, è un tema, Buffagni, che non però mi appassiona, è un tema che sarà nelle competenze di Giuseppe Conte, non c'è dubbio, che è il capo, Buffagni, del partito. Però quando si andrà perciò a votare, io non faccio le previsioni movimento, perché le assicuro, mi sente? O il Movimento 5 Stelle pensa, sì, di poter, certo, governare da solo, e questo è molto difficile, a meno che non quintuplichiate i vostri consensi da qui al 2 di ottobre, è molto complicato diciamo diventare un monocolore, oppure c'è la concreta possibilità che vinca una delle due coalizioni, magari con qualche nuova formazione, ma o la destra o la sinistra, o il centrodestra o il centrosinistra. E allora, se dovesse vincere il centrodestra, come dicono in molti, tre possibilità su 5, lei pensa che le famose bollette, tutto quello che ha nominato fin qui si risolverebbe? Pensa che consegnando diciamo ai cittadini il voto e poi il paese al centrodestra, i problemi che il Movimento 5 Stelle ha posto a Draghi sarebbero risolti? Ma guardi, dottoressa, questo dovrebbe chiederlo a Tajani, non a Buffagni, certo. Però detto questo, io le dico, quando governi, al di là che noi abbiamo preso il 30% con una legge elettorale che non ci ha messo in condizione di governare da soli, e quindi auspico a chiunque vincerà di poter governare senza essere sempre sotto ricatto di chi entra con un impegno e si vende per magari due noccioline. Dopodiché io spero che chiunque vinca le elezioni, se ci saranno, dia risposta alle persone, fine. Il resto a me non interessa chi vince e chi non vince in questo momento, perché sono molto preoccupato. Le assicuro, 2 mesi, dottoressa, sono tanti, non so come dirle, ma io sono già preoccupato per domani mattina sugli impatti, diciamo, di questa situazione economica. Quelle precedenti le ho viste da casa ed ero preoccupato, si figuri adesso che mi sento un po' più responsabile. Quindi, allora, insomma, facciamo un ultimo giro. Grazie, grazie Buffagni. Facciamo posso un ultimo giro. Posso Fiorenza, salutarvi, arrivederci. Arrivederci. Grazie, grazie. Fiorenza Sarzanini, un ultimo giro su, diciamo, conclusivo. Prego. Io sono davvero sconcertata, perché alla fine di questa giornata noi abbiamo 3 partiti che sono usciti dal Senato, cioè la Lega, Forza Italia e i 5 Stelle, e noi sentiamo sia Tajani sia Buffagni parlare come se non fosse una cosa che hanno provocato loro. Buffagni addirittura dice che è preoccupato, anche noi siamo preoccupati, visto che questa crisi l'hanno provocata una settimana fa i 5 Stelle, e oggi hanno ribadito nell'aula del Senato che loro non avrebbero votato la fiducia a Draghi, nel senso che sarebbero usciti. Allora, noi dovremmo essere preoccupati che adesso si dica che è colpa di uno, è colpa dell'altro. Mi rimangio quello che ho detto prima, non sarà il caos, sarà molto di più. Sarà molto di più. Possiamo vedere, la regia può mandare alcuni dei tweet di commento a proposito di preoccupazione corale, sconcerto collettivo. Abbiamo avuto Enrico Letta, Calenda, Di Maio, cioè grandi, diciamo davvero
immediati e grandi doglianze per questo, però poi alla fine è andata così ed era anche prevedibile. Ecco cosa Eccolo stiamo qua. Vedendo. Una pagina nera per l'Italia, la politica ha fallito davanti a un'emergenza, la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare, si è giocato con il futuro degli italiani e gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia. Minzolini. Sì, Calenda è la fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa, eccetera, eccetera. Minzolini? Tutto quello che volete, ti ho detto, però c'era una responsabilità iniziale e su quello, ti ho detto, cioè si poteva ancora intervenire, c'è stata una gestione, ti ho detto, per me, per alcuni versi poco comprensibile. E poi chiaramente adesso i cocci ci riportiamo tutti a casa. Vediamo, adesso, a questo punto conviene veramente votare al più presto, perché almeno, cioè, in qualche modo cerchi di ridare un punto di riferimento. Allora, con Alessandra Ghisleri ci diamo appuntamento. Con Alessandra Ghisleri ci diamo appuntamento nei prossimi giorni, perché diciamo, i suoi aggiornamenti sono molto importanti, soprattutto in questo momento di massima confusione. Chiuderei con una... tiriamo le somme. Quello che abbiamo sentito dopo il voto e anche questa sera ci conferma che quando si sta in una coalizione di unità nazionale bisogna rinunciare alle bandiere, bisogna fare un passo indietro, sostenere il Presidente del Consiglio, che era la personalità più autorevole e che era stato incaricato da un Presidente della Repubblica che si è caricato sulle spalle una situazione drammatica del Paese in una legislatura. Un giorno veramente... di follia lo definisce Enrico Letta, alle tue spalle. Insomma, comunque una legislatura di follia, direi, perché abbiamo visto di tutto e evidentemente i partiti non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta a fare quel passo indietro che sarebbe stata l'unica soluzione per non provocare una crisi di governo. A questo punto si voterà e gli italiani sceglieranno. E noi saremo qui anche domani. Dopo di noi lo speciale Bersaglio Mobile con il direttore Enrico Mentana dedicato al caso di Davide Rossi. E noi ci rivediamo domani sera. Alle 8:30. Per forza. Come un solo uomo. Puntualissimi con... beh, ospite pazzesco domani, eh? No, non che quelli di oggi non lo fossero, però. Forse conviene dare la linea a Mentana nello speciale Monte dei Paschi di Siena.